Vasquez di Alien 2. Grande Vasquez. Adoro Vasquez. Sta zitto che sei tornato adesso. Non hai diritto di parola. Inizia così a sgamo. Benvenuti e ben ritrovati in questo fantastico video podcast. Video podcast, eh? Noi facciamo di tutto. Ho capito un'altra cosa, ma va bene. Ai confini del cinema. Un podcast dove doloroso scellerati scelgono un film a testa e ogni film si collega all'altro grazie a un collegamento, grazie ai 6 gradi di separazione. Ma il nostro unico ascoltatore si domanderà come mai siamo in 4 anziché in 3. Abbiamo un nuovo uomo. Beh, che fosse grazie uomo si notava. Cioè. Sì, 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 più che altro uomo. Ma diciamo che sono felice di essere approdato a questo lido, sono felice di essere sopravvissuto alla visione di questi film, quindi io sono sopravvissuto a questo, si può andare avanti, dai. Sei stato messo a dura prova come ingresso. Tra l'altro abbiamo questo nuovo ingresso che è il professore, perché la casa di carta ha il professore, ma anche noi abbiamo il professore. Della Alessandro Lidl. Ho molti meno soldi, però è quello il problema. Sì, dai. Ale, il professore del male. Ale, carino, vabbè. No, sono felice che non sono un tuo studente, quindi non puoi rivalerti su di me in nessun modo. No, sono sereno, guarda, tranquillo. Io, i miei studenti mi amano. Quando non me lo dicono, però va bene. Quando non piangono. Quando non piangono. No. Professore, non smetta di colpirmi. Dottor Bava, facciamo partire la sigla. Facciamo partire. Sigla. E quindi durante la sigla facciamo anche... Lo senti il cinema? Abbiamo anche l'onore di concedere a questa new entry, Alessandro Galli, alias il professore, la scelta del primo film che ci ha guidato questa quarta puntata. Bene. Allora, io ho scelto di proporre a questo, come dire, un video di cultura e intelligenza, una pellicola che, diciamo, non è stata così molto capita dal pubblico e dalla critica. E quindi per me, che a me è piaciuto molto, volevo capire un attimo se anche agli altri era stata così apprezzata o no. E io ho scelto I sogni segreti di Walter Mitty, un film del di fine 2013, quindi come dire, un film abbastanza recente, però come dire, la cosa particolare è che la critica l'ha un po' stroncato. Al cinema ha avuto un incasso abbastanza alto, però come dire, non è stato un capolavoro alla Zoolander piuttosto che altri film di Ben Stiller. Tropic Thunder, altra cosa abbastanza tamarra, però la storia è abbastanza semplice, è la storia di un uomo semplice, neanche un eroe, è uno che fa il suo lavoro. E appunto per amore di far bene il suo lavoro si trova a dover uscire dalla sua comfort zone e lo porterà attraverso un viaggio fantastico fino a riuscire a risolvere il suo lavoro. E la cosa bella è che fa questo viaggio pazzesco, passando dalla Groenlandia, andando in giro sul skateboard, cioè fantastico, la cosa l'ho trovata veramente bella. E soprattutto, senza voler spoilerare, il finale è veramente pazzesco. Cioè, io l'ho trovato veramente di una poesia stupenda. E lì stavo vedendo... Lì proprio il bello è appunto, come dire, anche l'uomo misero, anche l'uomo comune può essere veramente considerato... Chiedo a voi cosa ne pensate e cosa ne avete. Ma, guarda... A me è piaciuto molto questo film. L'avevo visto al cinema quando era uscito. Il periodo non era al massimo. Tra l'altro, era più o meno il periodo, abbiamo fatto la prima puntata The Counselor. Era un periodo un po' cupo, insomma, in generale, perché c'era stata la crisi Goldman Sachs che si era ripercossa nel resto del mondo un po' più tardi rispetto al 2008-2009. Quindi nel 2012-2013
io perlomeno stavo ancora percependo un po' di una situazione non proprio felice. È uscito questo film, io ero andato al cinema a vederlo, ed è stato, tra quelli che ho visto, uno di quei film leggeri che ti mettono di buon umore in una situazione anche magari sociale un po' triste. Nel senso che ha proprio uno spirito buono questo film. Anche molta energia e soprattutto una messa in scena originale sin dall'inizio, già di come ti pone i titoli di testa, i flash che lui ha, già è anche atipico il fatto che ci sia un marchio così in evidenza come la rivista Life, che è proprio tra i protagonisti del film, la rivista Life. Ed è interessante perché affronta, tra l'altro, una tematica che in questi ultimi 10-15 anni è sicuramente stata affrontata quasi quotidianamente, ed è il passaggio dal cartaceo al digitale, sia dei libri, sia delle riviste, di tutto ciò che si legge. Tante volte ho sentito dire giornali, telegiornali, ovunque, sondaggi televisivi, eccetera, che non si legge più, che il libro cartaceo è finito, così come c'è stato anche nel cinema il passaggio tra pellicola e digitale. Ed è interessante, spiritoso e piacevole il modo in cui riesce all'interno di questa storia, che è un po' una fiaba, riesce anche a inserire questa tematica in maniera sottile, tra l'altro senza neanche metterci troppa enfasi, troppe parole, essere troppo didascalico o stucchevole nel farlo, nel senso che non è stucchevole nel farlo. C'è questa rivista che comunque sta chiudendo, stanno arrivando i manager, le Iene. Io non posso guardare Narducci comunque quando parlo, perché mi sento proprio preso palesemente in giro da questa. L'abbiamo preso da me, e il nostro Narducci oggi è in modalità Russia, sì. Riguardo a questo argomento che ho introdotto, poi lascio la parola, così facciamo magari gli interventi un po' a turno, che oltre al passaggio da carta, cartaceo, a digitale della nostra era, e anche un po' al monopolio dello smartphone per quanto riguarda la lettura, che porta anche a stancare il cervello per poi mettersi sui libri come si faceva una volta, perché già si legge molto dai social, si legge già parecchio, c'è il discorso del fotografo Sean O'Connell, che scatta in pellicola e non scatta in digitale. Arriva un rullino, cioè i negativi. Ben Stiller lavora nell'inventario dei negativi. Quindi anche un discorso un po' metacinematografico di un regista che non ha mai giocato troppo a farsi piacere dalla critica, ma anzi è un po' un confezionatore di panettoni. In questo caso ha fatto comunque un panettone, poi parleremo meglio di Ben Stiller regista e anche di Ben Stiller attore, però è riuscito a essere anche a metterci un occhio metacinematografico. Vi lascio la parola, poi man mano faccio degli altri interventi. Dai, mi collego io alla cosa che hai detto, che infatti che non è stucchevole la tematica una sorta di rifiuto della tecnologia, dell'avanzamento tecnologico a favore dell'analogico. Lo tratta in maniera, secondo me, intelligente e non banale, con concetti anche lì poetici e quello che si vuole di quello che è appunto l'esperienza fisica, quella analogica. La cosa che ho trovato interessante, ho trovato molti collegamenti, è stato il fatto delle estraniazioni che ha il protagonista, Walter Mitty. Lui ha un grosso problema, che è quello che accomuna, credo, tutti, che ogni tanto smettiamo magari di ascoltare o ci sconnettiamo un attimo dalla realtà e si spara dei trick della Madonna, dove si immagina delle situazioni fantastiche collegate magari a un suo pensiero. Ad esempio la prima scena che si vede, lui è innamorato di questa sua collega che però cerca di conoscerla non dal vivo ma attraverso la rete, anche se lui in realtà è un ipotecnologico, un low tech, mettiamola così. E allora si immagina lui che per conoscerla si sconnette dalla realtà un attimo,
si immagina un palazzo in fiamme, lui che corre, salta nell'edificio, salva il cane, lo porta fuori, lei lo ringrazia come se fosse un supereroe, per poi pum, essere ricatapultato nella realtà, perché c'è, mentre si sconnette, in questo caso era al telefono con un tizio che gli dice: oh Walter, devo Walter, sì, chiamiamolo Walter. A Walter. Walter, ma ci sei ancora? E lui si riconnette. E il film è costellato di queste situazioni, che a me ha ricordato molto Eternal Sunshine, Se mi lasci ti cancello. Sì. Che ci sono questi momenti di sconnessione con la realtà per essere catapultato in cose veramente divertenti, demenziali, che mi può ricondurre anche un po' al format dei Griffin, quando c'è Peter che si ricorda del come quella volta che e scatta il flashback. In questo caso non è un flashback, ma è proprio un'altra dimensione, un'ellisse, esatto. E poi cose demenziali prese con le molle, cioè con molte virgolette, un po' la Monty Python, nel senso, questa comicità demenziale fuori sotto ogni aspetto, come quando lui ad esempio si immagina di vivere assieme con lei, solo che dice: ah, come nel film Benjamin Button, che non ho neanche visto. Basso, sì. Ritorna piccolino in scene veramente, cioè, ai l'ambito demenziale non è disegnato. Comunque il mio pensiero su I sogni segreti di Walter Mitty, che tra l'altro continuavo a ripetere La vita segreta di Walter Mitty, non so è che così il titolo, la traduzione però corretta è la vita segreta life. Va bene, se ne senso. Quindi comunque diciamo che la cosa che più colpisce di tutto il film è la fotografia. La fotografia, quindi c'è un'evoluzione di quella che è la fotografia dall'inizio, che ha dei colori molto spenti, molto, molto asettici, che vanno anche un po' a rappresentare un po' quella che è la vita, no, di Walter, che è il classico topo da dietro le quinte, oserei dire quasi un topo da laboratorio, perché è quello che va a sviluppare quelli che sono le fotografie della rivista Life. Il marchio appunto che contraddistingue quella che è la vita segreta i sogni segreti di Walter Mitty è appunto, sono i continui incantamenti che partono per tutto il film, che sono degli incantamenti che sono seguiti dalle fantasie di quello che è il protagonista, che è comunque chiuso in una vita casa ufficio perenne. Diciamo che gli incantamenti, per così dire, sono gli escamotage decisamente comodi, no? Ai fini di quello che è uno stacco improvviso alla realtà. Infatti, diciamo, con questi scamotage dei sogni segreti, di questi incantamenti, Stiller ci può proporre il che cazzo vuole, detto in modo molto franco, molto tranquillo, che esula totalmente da quella che è la realtà dei fatti. Diciamo che il primo incantamento, il primo stacco che ha mentre al telefono con il tizio che gli gestisce la pagina Facebook, che non è Facebook ma un altro social, per trombare, si può dire trombare? No. Comunque, non è una tromba però, Sì, esatto. È un social per incontri, dai. Il suo social per incontri, lui ha questo primo stacco dove si lancia tipo Avenger in un palazzo in fiamme, come ha giustamente detto Paolo, e diciamo che lì ti lascia sgomento, no? Appena inizia a vedere il film dici: ma che cazzo sta succedendo? Poi entra questa formula che decisamente l'ho trovato tanto ripetuta, e alla lunga mi è stancato vedendo il film, perché è ripetuta tanto, e non ha più soprattutto avuto la capacità di sorprendermi con gli stacchi successivi, perché me l'aspettavo, erano telefonati, e anche molto spesso ho avuto l'impressione, guardando il film, di non capire se quello che stava succedendo fosse vero o no. Comunque, a proposito di comicità, che di Stiller, io ho apprezzato molto di più quella che è la comicità sottile durante il film, diciamo, non quella sbattuta in faccia, una comicità sottile come può essere quella della benedizione della montagna, quando gli Sherpa gli menano in faccia il ramettino d'ulivo, quella dove il signore della guerra se magna la torta della nonna, un po' meno quella comicità grezza tipica di Stiller, però capisco che doveva avere. Gli americani vogliono quello. Gli americani, secondo me, vogliono quello, e secondo me c'è anche da dire che Stiller
arrivando da una serie di pellicole contraddistinte per quello, un po' doveva lasciarlo, anzi. Sì. Sì. Comunque la fantasia più bella di tutto il film, secondo me, è quella che ha nel pub in Groenlandia, quando vede la sua pseudo conquista suonare a chitarra a cappella Majordom, e lui entra per la prima volta in quella che è la fantasia, e la fantasia lui non la vive in modo distaccato, ma ci entra dentro e canticchia anche lui Majordom. Lui non è un semplice spettatore, ma si butta e finalmente salta sull'elicottero del pilota ubriaco. Quella è il top del film, quella scena. Faccio solo una piccola parentesi, visto che si è parlato anche di Ben Stiller, regista, robe del genere. Ben Stiller in questo film è stato catapultato nel film, perché in realtà era un film che era stato portato nel 39, leggo da Wikipedia perché non me lo ricordo, ed è un remake di Sogni per il... No, scusi, film del 47, tratto da un racconto del 39, che è Sogni proibiti, che in realtà nell'arco della storia, della produzione di questo film, sono stati incaricati diversi registi e diversi attori per fare la parte. Jim Carrey, se non sbaglio. Jim Carrey era stato uno di quelli precedenti. E per anni... sarebbe piaciuto di più Jim Carrey. Si parla che è dal... non ricordo, però comunque si parla di quasi come forse 5 o 6 anni in cui è stata mandata l'idea, acquisiti i diritti, e poi non è partito finché non è arrivato in mano a Ben Stiller, che ha deciso di firmare anche la regia, perché in realtà l'attore protagonista e il regista erano due figure scollegate. Secondo me è stato un vantaggio anche farla arrivare dopo il 2008, appunto per, come diceva Federico prima, siamo in un periodo storico dove l'America ha un crollo anche emotivo, c'è proprio il concetto di crisi economica. Il fatto di inserire una storia di questo genere in un periodo dove proprio la gente perde il lavoro, dove la gente più manca la sicurezza, manca quella patinatura del film americano ante 11 settembre, che poi magari dopo andremo a vedere, dove tutto è sognante e tutto il futuro è roseo, qua vediamo proprio un'America disillusa. Qui vediamo un'America che anche nel finale c'è questo grandissimo, bellissimo lieto fine, cioè nel senso, alla fine tutto rimane sospeso. E quindi, come dire, è stato vantaggioso inserirlo anche in quel momento, e lo trovo di un poetico tremendo. Poi di solito non tutto capita per caso. Io l'ho visto in un periodo dove appunto ero a livello lavorativo un po' basculante e mi ha colpito un po' dentro, e quindi bello. Tra l'altro hai detto bene 2008, perché la rivista Life effettivamente ha chiuso nel 2007. Tra l'altro, è anche biografico sotto questo aspetto. Tra l'altro è proprio descritto anche un minimo comunque quello che è accaduto. Cioè sì, c'è stata la crisi economica, ma quello che abbiamo vissuto è stato anche un cambiamento delle leadership aziendali dell'economia mondiale, no? Si è passati a definitivo passaggio all'e-commerce e alla new economy, che questo film rappresenta molto bene, tra il passaggio dal vecchio al nuovo, con questo stuolo di manager che sono degli arrangiatori, comunque vengono a sistemare, ad arrangiare, a sistemare questa azienda, perché tagliano i rami secchi e non sanno assolutamente nulla di niente. Sanno solo come agire a livello economico e burocratico. Mi hanno ricordato molto i due rincoglioniti, si può dire rincoglioniti, di The Square. I due di The Square, del film che abbiamo siamo occupati nella puntata precedente, e i due che vanno a presentare l'idea di dobbiamo fare questo video perché cos'ha, questi qua sono semplicemente un po' più rampanti, con qualche soldino in più, qualche parolona, neanche poi così tanto parolona. Perché sono esempio... esplorati, però, quelli di The Square. I manager di Walter Mitty sono bidimensionali e stronzi e basta. Sono dei cani rabbiosi, come i bianchi nei film razzisti.
questo salto lo fa anche lui comunque, perché lui è un uomo che vuole uscire dalla monotonia e, come le dice la sua compagna, anche relativo a Space Oddity, lui deve accettare un po', anche sua mamma credo che glielo dica, che tra l'altro è Shirley MacLaine, di fare un, di accettare un salto nel buio, un viaggio verso l'ignoto che lo spaventa, che è quello di andare a cercare Sean O'Connell con le sue fotografie, la famosa copertina, foto numero 25, e lo porta ad affrontare un viaggio di cui non conosce il destino. E riguardo invece ai sogni proibiti, quello che ho notato di alcuni inserti che diceva Andre, qualcuno lo trovo perfetto per la, diciamo, la sindrome dell'uomo moderno, che secondo me è anche un po' portata dai social o dall'abuso dello smartphone. L'immaginarsi in un'intervista, per esempio, di un talk show famoso è un po', secondo me, il sogno di tutti quanti, e lui ce l'ha in quel momento. Poi è sempre in bilico e torna sempre il fatto che ci sia Sean Penn, secondo me non è casuale, il suo confrontarsi con Tom Cruise, che è una cosa che Ben Stiller ha fatto già una volta, aveva il personaggio di Tom Cruise, Ben Stiller, non so se l'avete visto anche su YouTube, lui imitava Tom Cruise proprio. E all'inizio, la prima scena dove lui salta nel palazzo come un matto, cioè sembra proprio Mission Impossible, voglio dire. E lui anche di aspetto a volte un po' lo ricorda. Lui è molto amico di Tom Cruise, eh? Ma c'è Sean Penn di mezzo, insomma. Epic Thunder, per esempio, veramente c'è questa... Ah beh, è vero, Epic Thunder, il balletto di Tom Cruise in Tropic Thunder. Tu, tiragli un cazzotto in faccia! Sì, che quello Tom Cruise è quasi se stesso, cioè deve essere un po' così come produttore Tom Cruise, però secondo Sean me. Sean Penn, un'arroganza devastante proprio. La figura leggendaria del fotografo Sean, già quando gli manda il rullino. Scusami se ti ho mandato questo rullino, mi avevano sparato. Sì, la scena... Sì, quella così. Ma vaffanculo. Le dita che... Poi va a proprio... Aveva i vari Oscar dietro, cioè, era già io, Sean Penn. Islanda in piedi sull'aereo per fotografare il vulcano in eruzione, anche lì, ma beh, che è grandioso. La cosa molto, molto carina di comunque di Sean Penn, cioè di questo rapporto che ha con lui, è che in realtà non si conoscono direttamente. E lui, Sean Penn, involontariamente, siccome deve trovare questa fotografia numero 25 della quinta è sparita, lui da questa foto inizia un'indagine su dove potrebbe essere, e quindi poterlo contattare, perché lui non ha telefono, non ha assolutamente lui, anche lui è uno che ipotecnologico. Dalla foto riesce a risalire a una scritta sulla spiaggia che lo porta in Groenlandia, che poi in Groenlandia trova dei tizi che gli parlano e gli dicono sì, l'abbiamo conosciuto, e gli danno un altro biglietto. C'è una caccia al tesoro che poi lo conduce fino a trovarlo in un posto totalmente impensato, sull'Himalaya, in Afghanistan, dove poi alla fine in Afghanistan, dove c'è questo dialogo molto intenso. Ecco, un'altra cosa bella è che secondo me nel film c'è un giusto equilibrio tra la comicità e i momenti un pochettino più seri. Si sfumano abbastanza bene. E un'altra cosa molto bella, come diceva Andrea, oltre alla fotografia, è il montaggio. Io l'ho trovato molto fluido. Cioè, non è facile montare un film come quello, da gestire con questi momenti di estraneamento dalla realtà, ritorno. Io l'ho trovato molto fluido. Ti catapulta abbastanza bene nella vicenda. Sì, mi ricorda da quel punto di vista, e non ha niente di meno di quel film, su cui io non voglio aprire troppe parentesi, Forrest Gump, come tipo di inserimento degli effetti speciali, rapporto. Forrest Gump è più biografico, nel senso che segue molti anni degli Stati Uniti e della vita del protagonista. Questo è un singolo viaggio dove però gli passa davanti tutta la sua vita, ed è comunque, lo ricorda, senza essere
così nazionalista e eccessivamente sentimentalista, mai. È ben equilibrato, è come la sua fotografia questo film, è proprio ben equilibrato, non è, è curato in tutti i dettagli anche del cast, e davvero, cioè, dei bellissimi effetti speciali che però non dominano il film, ma sono molto molto belli. E tra l'altro ha avuto anche una nomination, non sono sicuro se agli Oscar o meno, per quanto riguarda i costumi. Ah. Per il dress code. La scena più figa è quando in Islanda con lo skateboard. Quella è la discesa con lo skateboard è stupenda. Poi anche, anche la musica. La musica dei Dirty Pose è proprio bello, bello, bello. Io avrei una domanda che mi ha quasi rovinato l'incontro finale con Sean Penn. Quando lui è al telefono col tizio della cosa per incontri e viene fuori che l'abbonamento costa $500 l'anno? Sì, puoi trovare. All'inizio sì. Ma io vado a puttane, mi costa meno. e vado a botta sicura, ma non c'è la scelta e l'accoppiamento. Un'ultima cosa che volevo raccontarvi, non so se voi l'avete notata, sono i titoli di coda. Nei titoli di coda c'è un lavoro bellissimo di fotografia, proprio ci sono degli scatti stupendi fatti nelle varie location che secondo me vale la pena anche di guardare. Ci sono dei momenti durante la partita di pallone con gli afghani, ci sono momenti con gli sherpa che sono veramente belli, cioè veramente, se volete vederli sul DVD li guardate fino in fondo, ci sono questi scatti che sono veramente belli, quindi deve fare la pena. Siamo ricchi. Una cosa che ho scoperto, perché invece a me suonava strana, quando è in Islanda, è appena arrivato con questo peschereccio, con questa nave dalla Groenlandia, arrivano e l'unica maniera, l'unico mezzo di locomozione per andare in questo fantomatico, vicino a questo fantomatico vulcano, è una bicicletta. Perché in realtà tutti quanti devono andare a vedere un fogliolo, i marinai di questa nave, facendo una bicicletta. E questo marinaio glielo dice e si vede questa massa di energume di arrapati. Che stanno... Lui che corre come un disgraziato, acchiappa la bicicletta e c'è una frase detta: resta giovane, Tony Boy. A me suonava strano, eppure qualcosa mi diceva. Adesso non so se effettivamente dice Tony Boy, perché non si capisce bene, ma mi ricordava qualcosa. Vado a indagare bene e trovo sempre sto Tony Boy come tra le citazioni. Ma in realtà è Pony Boy, è Stay Gold Pony Boy, che è tratto da un film che è I ragazzi della 56esima strada. Dice in realtà Stay Gold Pony Boy, che è una citazione dei ragazzi della 56esima strada di Coppola, in cui sono vari protagonisti, su cui c'è anche Matt Dillon, c'è Tom Cruise anche, tra l'altro, esatto, sì, e c'è anche Tom Waits che fa una parte della c'è Patrick Bates, c'è Ralph Macchio, c'è sì, è stata, e infatti è Ralph stato Macchio. Uno dei teaser di molti attori della odierna casa cinematografica americana. Infatti Ralph Macchio, che fa il protagonista giovane, il fratello di, mi pare forse, di Matt Dillon, che si chiama Johnny Cade, e l'altro ragazzo che si chiama Thomas Howell, l'altro sì, che fa Pony Boy Curtis, Ralph Macchio gli dice Stay Gold, Stay Gold Pony Boy, in punto di morte al ragazzino. E quindi in realtà la citazione è quella, solo che viene persa nei meandri. Cioè, io l'ho trovata molto interessante, mi è piaciuta molto. Ah, geniale. Ah, Pony Boy, si chiama proprio Pony Boy il protagonista, sì. Che è quello che muore nell'incendio, se non ricordo male, giusto? Perché salvano della gente durante un incendio. Quello che muore è Johnny Cade. Ah,
Ma se non sbaglio lo provocano proprio loro l'incendio, Andre, per quello che li salvano, perché vanno loro a fare una bravata, a quel punto si sentono in colpa e vogliono salvare la gente dentro, tutto lì. Pagano i loro... Colpa mia! Scusate! Da lontano. Colpa mia! Comunque sì, guarda, mi spiace che sia stato trattato male dalla critica I sogni segreti di Walter Mitty, perché è un bellissimo film, cioè è proprio molto bello. È una fiaba piacevole che però, voglio dire, è anche un po' profonda, non è sempliciona. Oltretutto è anche ambiguo, perché a volte non si capisce se sia vero o reale quello che sta succedendo. Come riemerge lui quando si tuffa nell'Antartide, lì nell'Artico, quando è in Groenlandia? Che è appeso alla valigia, che lo tira su in un attimo, sembra quasi una ascesa alla Chaplin, non so, risale subito dalle profondità. Ed è reale, però quello è un momento reale che in realtà è fantastico, cioè, insomma, è carino. Posizione della focena e lo squalo. Focena! Sì. Cosa? È una focena! È bello il tuo, appunto, usare il termine favola, perché anche in altre parti sono paradossali, cioè anche solo non è che mi improvviso di scalare l'Everest in una settimana. Preparazione di mesi, cioè non è così. Però in questa favola è bello vedere questa cosa qua. Cioè, nel senso, è proprio una favola moderna. Bello. A telefono sulla cima dell'Everest. Vabbè. Con un telefono normale, c'è neanche un... Pronto, nonna? No, non posso parlare adesso, sto scalando l'Everest. Un vecchio Nokia, una roba del genere. Sì. Però, da giocare a pallone... Prende da giocare a pallone sugli altipiani, lì, voglio vedere. Però, vabbè, dai. Poi ci sono un sacco di citazioni anche molto fini, molto ben inserite, a partire da Life, voglio dire, che ha tutte queste foto di divi, c'è una scena con Marilyn Monroe, tutti i personaggi famosi, anche cinematografici. Quando lui prende la valigia, esce e c'è questo passaggio sulle varie copertine, quello è molto molto bello, sì. Anche lì è un bellissimo clip, molto molto bello. C'è anche lui nell'ultima copertina vestito l'astronauta che richiama Major Tom. Sì, c'era. Se non sbaglio c'era Marilyn Monroe, c'era sì. John Lennon, se non sbaglio, comunque nelle varie copertine era boh, bella, quel passaggio lì era proprio la partenza, bello, bello. Sì, a me è piaciuto moltissimo questo film, il mio giudizio è alto, cioè se devo stare a dare il voto supera il 7, cioè un 7.5 almeno. E ho apprezzato tutto il cast, mi sono piaciuti tutti, ha fatto delle scelte, voglio dire, Kirsten Wiig non è proprio la classica eroina, è una ragazza molto acqua e sapone, molto quotidiana, e, insomma, fa piacere che sia la diva, la star del film. Vabbè, Benjamin Button è un'altra citazione molto chiara, sì, ce ne sono diverse. Tra l'altro lui non conosce, cioè dichiara di non aver visto, e ha una sua versione di Benjamin Button, dove lui in realtà invecchia ma diventa solo più piccolo, per cui è una sorta di puffo, di grande puffo rugoso. Ho pensato a te in quel finale, Paul, non so perché, ma ti ho pensato. Passiamo comunque, alla nostra su una panchina, così. No, comunque, concludendo, io trovo I sogni segreti di Walter Mitty una commedia molto leggera, ma è scontata, che comunque è in grado di far sorridere, ma al contempo anche di far riflettere in modo profondo. Cioè, fondamentalmente il messaggio è che la vita è là fuori, bisogna uscire, prenderla, viverla, buttarcisi, no? Comunque, fotografia, colonna sonora, splendide. Lo consiglio, sì, a tutti coloro che hanno voglia di passare una serata allegra, ma attenta. Bello, bello. Mm-hmm. Questo potrebbe essere un nuovo meme. Ups, approved. Ale, Paolo, avete qualcosa da dire? No, per me lo aggancerei a quello dopo. Beh, comunque, leggero soprattutto un film che può piacere a tutti. Io mi collego con il secondo film anche con un certo piacere, perché tra il cast tecnico e artistico di Walter Mitty c'è l'imbarazzo della scelta per fare dei collegamenti. Io ho scelto, insomma, Sean Penn,
attore di grandissimo livello e con una grandissima carriera alle spalle e in atto anche, e ho scelto però della carriera di Sean Penn un film che secondo me oggi non si ricordano in tantissimi, anche se soprattutto dal punto di vista commerciale e mediatico è stato molto importante nella sua vita e offre un'ottima prova d'attore. Questo film è A distanza ravvicinata di James Foley. il titolo in lingua originale è At Close Range, che proprio questa volta è tradotto più o meno letteralmente, perché At Close Range è a distanza ravvicinata, si parla in termini di tiro con l'arma da fuoco, voglio dire, sei a distanza ravvicinata, ecco. E la storia, la trama... senza tirarla per le lunghe, un po' ci illustra, ci mette in mostra il rapporto, principalmente il rapporto tra un padre e un figlio. Sean Penn è un ragazzo di periferia, più che di periferia, di paese. Siamo nella provincia americana, in un paesello, esatto, di campagna, e abbiamo questi tre ragazzi, inizia con questi tre ragazzi, di cui diciamo ci sono due fratelli, che sono interpretati da Sean Penn e proprio da suo fratello Chris Penn, titolato come Christopher Penn in questo film, non come Chris Penn ancora, che insomma vivono un po' di scorribande, droghe, eccessi, fanno un po' i matti nella piazza del paese, corrono dietro alle ragazze. Sean Penn all'inizio conosce quella che sarà la sua compagna del film, questa ragazza interpretata da Mary Stuart Masterson, alla quale offre da bravo gentleman delle pastiglie di ecstasy o di anfetamine, non lo so. E che sbomballano. Che sbomballano, esatto. Vuoi sbomballare? Sono Bart Simpson. E ci conduce poi a casa sua, che è una casa ridotta un po' male, con questa mamma che si vede è stata abbandonata da un ipotetico padre, vive con i figli e con dei compagni che vanno e vengono da quella casa, con cui probabilmente puntualmente Sean Penn, Brad Whitewood Junior, si attacca. Bradford. Brad si chiama, tra l'altro, con cui si attacca spesso e volentieri, e gli viene poi fatta visita a casa della madre dal padre biologico, Brad Whitewood Senior, interpretato da un grandissimo Christopher Walken, in questo film davvero memorabile, credo, l'interpretazione di Christopher Walken, di cui però non sappiamo nulla. Capiamo subito che è un individuo un po' losco, che insomma va a salutare i figli dando dei soldi alla mamma e se ne va via, semplicemente passa da casa per lasciare dei soldi per la madre dei suoi figli e se ne va poi via, e scopriamo poi sempre dalla madre dei ragazzi, che svela a Brad, a Sean Penn, che suo padre è venuto a vivere da quelle parti e lui... in seguito all'ennesimo a un litigio con un compagno della madre che vive a casa loro, decide di andarsene di casa, contatta il padre telefonicamente e comincia questo rapporto che ci porterà fino alla fine del film, in cui il padre fa conoscere al figlio più o meno ciò che fa nella vita e cerca di indirizzarlo anche verso questa strada. Il padre è un delinquente, lo dico molto facile, non è proprio un mafioso, ma è un delinquente che vive di furti e rapine, anche se veste in maniera molto stilosa e ha un certo portamento, rimane comunque un delinquente che trascina prima il figlio grande, interpretato da Sean Penn, e poi il figlio piccolo, Chris Penn, nella sua banda, nella sua gang, a fare rapine. E prima rapinano, fa vedere prima un'azione del padre da solo con la sua banda, vanno a rapinare un'officina per aprire la cassaforte. Poi manda il figlio, una volta che gli dà qualche dritta, gli illustra la situazione, gli mette un po' di coraggio, manda il figlio, che a quel punto si è composto una sua band, una sua gang, a rubare dei trattori nelle ville di campagna, dei trattori di lusso molto costosi, e vedi questi ragazzi che fanno in questo decoupage una rapina dietro l'altra, fino a quando... Decoupage? Sì, è un decoupage perché ti fa vedere con degli stacchi di montaggio un lasso di tempo molto ampio, ristretto a degli stacchi di montaggio che sono tutte le loro rapine che effettuano, fino a che una volta rischiano di farsi, cioè si fanno sparare dal contadino di turno incazzato nero, che esce di casa con la classica carabina dalla casa di campagna americana e gli spara, beccandolo tra l'altro anche di striscio in faccia,
e poi fino ad un arresto dalla polizia che introduce il finale, che è un po' una spirale discendente autodistruttiva e distruttiva del padre, per cui a quel punto viene arrestato proprio Brad Whitewood Jr., cioè Sean Penn, dalla polizia, beccato in flagrante su un trattore con gli amici, viene tenuto in carcere. A quel punto il padre, per liberarsi dei testimoni, degli altri membri della gang, di far silenzio su questa cosa, decide con i suoi sgherri di giustiziare gli amici di Sean Penn che combinavano questi furti con lui. Quindi ammazza un paio di ragazzi e infine cerca, una volta che Sean Penn esce dal carcere, cerca di uccidere anche lui in compagnia della sua ragazza, ma miracolosamente Sean Penn si salva da un attentato proprio voluto. Ma apriamo poi un capitolo su questa scena. Sì, apriamo un capitolo, oltre alle citazioni che ancora non abbiamo detto. Chiudo brevemente perché dopo questa sparatoria in cui sopravvive miracolosamente da questa sparatoria in auto, Sean Penn va direttamente a casa di suo padre con la pistola in mano e lo minaccia sparando dei colpi in casa e quindi attirando anche le forze dell'ordine, eccetera, per incriminarlo, farlo arrestare. Dopodiché il film ci porta direttamente, dopo un buio di pausa, al finale in cui arrivano in tribunale Sean Penn con sua madre e con sua nonna e l'elicottero che porta Christopher Walken, gli agenti dell'FBI e la polizia locale, quindi è un caso anche abbastanza grosso, e si chiude con l'inquadratura di Sean Penn al banco dei testimoni, rimpicciolito dalla camera con un bicchierone davanti che sembra un bicchierone di latte del bambino, in questa posa da poppante, coi capelli tirati indietro e la faccia proprio da poppante, bravissimo Sean Penn anche qua, e dice: chi è quest'uomo? È mio padre. E finisce il film e attacca Live to Tell di Madonna, e qui potremmo iniziare. Ecco, guarda, ti chiudo solo un attimo una cosa sul fatto della mafia che c'è in questo film, perché c'è Chris Penn, Sean Penn, sì. La nonna nel film è la madre, è la madre. E i fratelli nella vita. Eileen Ryan. Esatto. Il titolo originale comunque è Tutto in famiglia. Esatto. Aspetta, perché c'è ancora l'ultima chicca. Madonna, che in realtà nessuno ne fregava un cazzo di avere la sua corona sonora, al tempo era la moglie di Sean Penn. Esatto. E pure lei. Io non che non so gliela dai Sean Penn. Aveva altri parenti, probabilmente sì. E il trattore che hanno rubato era quello di Sean Penn, cioè, tra l'altro una piccola cosa: all'inizio del film, coi titoli di testa, lui sta guidando una macchina e poco prima di arrivare alla piazzetta dove incontrerà il fratello e la tipa, lui è in fila dietro un trattore. Ah già, giusto, è vero. Sì, il trattore è un altro protagonista comunque del film. All'inizio del film, vedi, cazzo, entrate dove stanno sti qua. Cioè, la campagna, cioè io poi ripeto, vivendo in questo ambiente bucolico qui fuori Torino, ti rendi conto quanto il trattore rappresenta il testosterone umano qua. Più ce l'hai grosso, più sei una persona di spicco. Quindi qui a gara, lì. E quindi il trattore in campagna è proprio un simbolo. E nell'America degli anni '80 vuoi che il trattore era veramente importante. Quindi sì, a distanza ravvicinata, il film è del 1986. Il matrimonio tra Madonna e Sean Penn è avvenuto nel 1985. È stato il matrimonio più paparazzato degli anni '80, considerato dai tabloid l'evento proprio degli anni '80. Ma quanti anni aveva Sean Penn quando ha fatto questo film? 26. Sean Penn è del 60. Quanti anni adesso? Del 60 Sean Penn, quindi ha 60 anni adesso. Live to Tell, fatemelo dire, poi ognuno dirà la sua, a parer mio è stato l'apice artistico di Madonna, che è tutto detto, voglio dire, perché arriva da True Blue e secondo me la fase migliore di Madonna è stata quella, True Blue e Like a Prayer, poi insomma ci sarebbe da dire anche lì. Il film in sé, diretto da James Foley,
che è un regista di base, secondo me, di videoclip. Io lo definisco, a parole mie, un regista industriale. È un regista comunque di videoclip e di film mediamente di cassetta. Questo è il risultato migliore, anche stando ad alcuni commenti della critica. Altri film che ha fatto, a me era piaciuto molto Confidence, e ha fatto un bellissimo film che è After Dark My Sweet, con Jason Patrick e Rachel Ward, che non era male, sempre degli anni 80-90. Molto bella la fotografia di questo film qui, la sceneggiatura da segnalare che è di Nicholas Kazan, il figlio di Elia Kazan, quindi anche questo è mafia. Cioè, abbiamo proprio l'Hector Studio, fondatore dell'Hector Studio Elia Kazan, suo figlio Nicholas Kazan, autore di questa sceneggiatura. E la fotografia è di un direttore della fotografia, tra l'altro non proprio importantissimo, ma di gran carriera, che è Juan Ruiz Anchia, che ha fatto altri film del regista James Foley, appunto, tra cui Americani con Al Pacino, se vi ricordate, di David Mamet, e sempre di Foley. Lo vedi questo orologio? Lo vedi? Ecco. È questo. E secondo me il pezzo forte di questo film è l'interpretazione dei due protagonisti, che sono Christopher Walken e Sean Penn, che sono memorabili. Padre e figlio. Padre e figlio. E poi ha dei forti momenti da videoclip, che secondo me ai tempi, in quei tempi, il cinema era nelle prime sperimentazioni di questa cosa. Proprio dei momenti musica e montaggio, e rallenti e faccette, che sono un po' stucchevoli. E secondo me, al di là del nome... La macchina che passa, zoom sulla ruota e via verso... Sì. Belli, tra l'altro, da dire, Sean Penn biondo platino con questi occhi azzurri accesissimi, cioè, non si era mai visto. Allora, proprio il fisico tipico del contadino, eh? E certo. Ci era appena uscito dal nutrizionista, attraversata la strada, andato in palestra, ma va che ghiera. Sì. Anche la capigliatura, cioè, diciamo che negli anni 80 la lacca non si disdegnava. Sì, ma l'unica cosa che regge il film è Sean Penn e Christopher Walken, basta. Io ho guardato il film solamente per loro due, per come sono bravi. Della storia non me ne è sbattuto il cazzo. Ma c'è anche Vino Guantato, c'è un cameo, come nei ragazzi della 56esima strada. Qua è stato un po' un bacino delle nuove leve, figli d'arte anche. Vino Guantato, il tizio coi baffi all'inizio, vero? Omosessuale. Aspetta, chi è? Sì. Crispin Glover, Vino Guantato. Ah, Crispin Glover è anche Marty McFly Senior, il padre dei McFly in Ritorno al Futuro. E papà di Marty McFly. Che tra l'altro è identico alla tipa che gli piace, tutte e due hanno i capelli rossi e corti. Sì, qua io chiederò qua chiederò al montatore, Federico Bava, se troverai poi delle foto di metterle poi nel montaggio, che la ragazza del protagonista di Pane Bosco Bianco, Bradford, si pronuncia. Non dico che sia una brutta ragazza, è caruccia. Dio mio, sei trombabile. È terrificantemente uguale a Ricky Cunningham. No. Stai dicendo che mi sarebbe magari fosse così chiamabile Cunningham. L'unica cosa è che c'ha 16 anni, voglio dire, e lui ne ha un po' di più nel film già, però lui ne avrà 18-20, anche se ne ha 25. Cunningham. Però cercati le foto, fai montaggio, una bella ragazza, proprio un po'. Vabbè. È una bellezza di campagna, cosa puoi pretendere? Diciamo che è un po' messa... Una bellezza di campagna. Non le è andato molta corda, secondo me, in sto film, perché i personaggi femminili sono proprio nulli, sono... La mamma, quasi la vecchia... Nessuna viene messa... La nonna... Sì, lui c'ha una... La vecchia. Lui c'ha una... Lui in casa c'ha una poco di buono. La mamma, che voglio dire, la mamma dei figli, moglie di quest'uomo, non si vede mai, parla due volte. La nonna è Eileen Ryan, appunto, moglie di Leo Penn, regista, padre di Sean Penn, che era tra l'altro regista di serie come Star Trek e Colombo, quindi voglio dire, uno pieno di soldi, per parlarci chiaro. E Eileen Ryan, sua moglie, queste donne, Mary Stuart Masterson è sta ragazza, che ha fatto anche altri film, ma non è stata per niente messa in evidenza. Ora,
C'è poi quel degenero di violenza, tra cui anche il fatto che il padre stupri la fidanzata del figlio, cioè che io ho trovato un tantino gratuita, eccessivamente gratuita. Sì. Comunque sono d'accordo con Andre, perché è retto principalmente dai due attori, soprattutto dai due protagonisti, da una bellissima fotografia e poi ai tempi. E poi secondo me la sceneggiatura non è così forte, nel senso che tra la sceneggiatura e la fotografia è molto più forte la fotografia, e la sceneggiatura l'hanno dovuta davvero, ci hanno dovuto mettere tantissimo sti attori per venire su, per venire fuori, perché certi dialoghi sono proprio un po' miseri. E gli attori di fisico, proprio di presenza scenica, ci hanno messo tanto, cioè ci hanno messo molto. Christopher Walken impeccabile sin dall'inizio. Sean Penn, secondo me, viene più fuori nelle scene quelle più fortemente drammatiche, perché sta camminata che fa da Big Jim è proprio troppo finta. Il fratello di Sean Penn è un cane. È acerbo, perché è un bravissimo. Ma non acerbo. Non ha mai sviluppato, comunque. L'ho visto l'altra sera, l'ho notato l'altra sera nelle Iene e dici, mamma mia. La sua massima interpretazione è il poliziotto rincoglionito in A Wong Fu, grazie di tutto. Ma io dico soltanto, nella scena e Fist of the North Star, un B-movie su Kenshiro dove fa Jagger, terrificante. Nella scena in cui Christopher Walken gli punta la pistola, quella tensione che dovrebbe esserci, che tra l'altro Christopher Walken riesce a mettere, lui la rovina totalmente. Papà! Papà, dov'è il telecomando? Ma papà, ma che veramente? No! Ma l'ha fatto su sé, ma il vicino! No, ma dai, papà, no, non mi sparare, guarda, mi incazzo, Ti cioè, tu sei fare, lì, dov'è il dramma? Che ti prego! Poi, tra l'altro, Christopher Walken è un genio, è un criminale genio. Può far baccolina? Accidenti. Potrebbero denunciarmi per aver derubato dei trattori, per il traffico di droga. Meglio commettere 6 omicidi! Infatti, dai. Cioè, poi in un paesino di campagna così, se vai in giro, perché se noti la ragazza all'inizio gli dice, bella fama tuo padre, quindi in teoria in un paesino di campagna così marchi subito se arrivi e hai fama di in più, fotti i trattori che proprio ti vengono veramente a fucilare. Cioè, fotti i trattori, non ti dicono niente, ammazzi la gente, ma scusa, dai. Può far baccolina, in questa città in cui siamo tutti tristi e poveri con le pezze al culo, tu giri con una macchina proprio nuova, no, e soprattutto cambi la macchina di concessionario da una parte all'altra della strada, ma... per l'altra cosa... figlia a riciclare i soldi. Dopo la rapina, dopo la rapina, quella grossa, dove partecipa anche Sean Penn, vanno a mangiare tutti allegramente, commentando ad alta voce quello che hanno fatto. E c'è tira fuori la pistola. Tira fuori la pistola in un ristorante. Aspetta, c'è il capo della polizia. Lo sceriffo è dall'altra che va, che tra l'altro un tizio che lavorava prima nella banda, va a parlare con sto capo della polizia. Tutti lo notano. Tutti si vede che guardano loro, si guardano tra di... Usciti di lì, lo brincano e lo fanno fuori. Cioè, un bambino di 6 anni, ritardato, la prima cosa che farebbe è dire «È stato lui!» Ma nessuno gliene frega un cazzo! È la campagna, signori, è la campagna americana, quella che oggi avrebbe votato Trump. Quindi, partiamo da questo concetto che... Non avrebbe, ha votato Trump. No, il concetto è, secondo me, è appunto il quello che secondo me il lato base è appunto il discorso proprio bucolico, proprio l'ambiente campagnolo, e anche questa banda che ruba i trattori non è che poi si compra le megaville, comunque vive in case minime. Ale, scusa, mi è venuta in mente una cosa adesso. Apri una piccola parentesi. Su Hereditary, perché non hanno fatto indagini quando è stato l'incidente la volta? E qua non dici niente? No, hai ragione. Infatti, come vedi, l'ho detto subito, che è un po' irreale. Però posso dirti una cosa, è bellissimo Christopher Walken, cazzo. Vedergli fare sta parte di sto sgherro maledetto, cattivissimo. La cosa che a me fa ridere è che appunto siamo in quella visione del cinema americano dove, come dicevo prima,
a differenza del film che abbiamo parlato prima, siamo ante 11 settembre, quando tutto è ancora sognante, tutto è patinato. Gli anni 80 in America erano veramente i sogni, ma anche se senti i discorsi della ragazza, quando dice prendiamo e andiamo in Montana, lì troveremo il lavoro, cioè il Montana è un paese di mucche, cioè non è che dici andiamo a Las Vegas o andiamo a Manhattan, cioè c'è proprio questa visione del futuro positiva, dove tutto sarà meglio e tutto ci sarà una rinascita positiva, cosa che poi dopo l'11 settembre questo entusiasmo va a cadere. Anche la stessa America, lo vediamo anche nelle varie pellicole, nasce una sorta di pessimismo cronico, anche solo a livello di supereroi, se voi guardate. Prima il supereroe era invincibile, dopo l'11 settembre iniziano a morire, iniziano ad avere delle problematiche. Poi è più cupo. Americano, sì, sì, diventa più cupo. È più cupo, sì. È un paese per vecchi, questo ambiente proprio angosciante. Quindi questo mi ha fatto proprio pensare. Cupo e spietato. Cupo, spietato e cannibale anche un po', guarda. Certo, certo, certo. Invece qua è tutto patinato, tutto laccato. Sì. Cioè, dicevo prima che la lacca ha fatto venire il buco nell'ozono negli anni Ottanta, appunto perché tutti quanti erano belli cotonati, tutto era sognante, il videoclip. Prendi e espandi. Ma andava di moda la pettinatura. Io guardavo le foto del matrimonio di Sean Penn e Madonna. Lui aveva la banana nel matrimonio, quella tipo la banana là, no? E andava molto di moda. E tra l'altro è sempre stato zarro, eh. Tra l'altro in questo film si vede comunque in molti film degli anni Ottanta il citazionismo agli anni 50. Giocavano su quello. Ritorno al futuro ne è un esempio. C'è stato un ritorno agli anni 50 con gli anni Ottanta. E c'è nel suo look. Comunque maglietta, esatto. Maglietta la James Dean, pantalone, sì. Jeans, cappello con brillantina, molto anni 50 come la macchina decappottabile. Sì, esatto. Sì, no, sì, infatti, sì. Dicevo prima anche Happy Days è stato fatto negli anni 80, come richiamo negli anni 50. Non a caso hanno chiamato la protagonista... Mary Stuart Masterson a fare la parte di Ricky Cunningham. Esatto, bravissimo. Come richiamo, io sono sempre tua madre. Ma quindi forse era anche lei in American Graffiti di Lucas, quindi c'era anche lei. No, non era come lei. Io questa qui l'ho vista al jukebox. Me la ricordo in pomodori verdi fritti. Bravo, è vero. Sì. E poi non mi ricordo però cos'altro ha fatto. Comunque perché è un nome estremamente edulcorato anche il fatto della pistola tirata fuori nel ristorante, fatta vedere con nonchalance ai figli. Se uno nel tavolo a fianco mi tira fuori una calibro 45 e la scarrella davanti a due tizi, io mi alzo, cammino fino alla porta e scappo. Ma perché tu sei un cacasotto, non sei un figo americano. Sì, ma poi tra l'altro, quando spara in casa, è una cazzo di calibro 45, ti assorda, dovrebbero giocarsi timpani tutti e due. Lì c'è il confronto operatoriale, quello che regge tutto il bravissimi, film, bravissimi, bravissimi. Ma è per quello. Cioè, fallo nel cortile dietro la casa, non farlo però, tra quattro mura. Vogliamo aprire il capitolo fondamentale del film, la scena chiave, clou, che fa pensare veramente a quanto sono fichi e Sean Penn, quanto è zarro e quanto è figo, la darebbe in culo, se si può dire, a Rambo, a Kenshiro, a chi cazzo ne so io. Allora, quando appunto tu dicevi, riassumendo, che verso la fine del film vengono colpiti da non si sa che, perché non si vede chi spara, all'interno della macchina, dove rimane Ricky Cunningham, viene ucciso di fianco. L'amante gay di Sean Penn. Vabbè, ormai è Ricky. Ricky sai, John, di diventerò un regista alla grande, lo trivellano le cose. Di fianco a Sean Penn viene ammazzato, Sean Penn viene grigliato. Fonzi, gli ha sparato Fonzi comunque. È possibile. Mi scopo tua madre, Cunningham! Questa ce la censurano con tutte queste parole. Comunque viene crivellato di colpi Sean Penn. La sai la citazione, Paolo, di questo film? Di questa scena? Io stavo guardando le esecuzioni di Chris Walken e mi stavo pigliando da sta escalation. E poi c'è sta scena di crivellamento di colpi con i due...
Gangster Story di Arthur Penn, quando Bonnie e Clyde vengono crivellati dai mitragliatori Warren Beatty e Faye Dunaway alla fine del film. Gangster Story è stato il film monumento del 68-69 diretto da Arthur Penn. E dopo questa citazione io ero presissimo, mi stava diventando appunto un film Anni di Piombo, una cosa molto... E ti giuro che è iniziata sta scena a rallenti e ho detto, proprio ho detto, mi stavo ma sta succedendo veramente sta cosa? Perché cosa succede? Che Sean Penn esce dalla macchina malconcio e inizia il videoclip di lui che si fa la doccia e si tampona le varie ferite come se in realtà non fosse successo assolutamente nulla, come se avessi tampato nelle ortiche con l'acqua che sgorga, sangue. No, ma come la pubblicità del Badedas proprio. Ci sono i dettagli con controluce più schifoso del mondo e dove lui si passa proprio la pompa, tra l'altro, tutte immagini e parole, un doppio, un triplo senso. Sono crivellato di proiettili. Che si passa sta roba come pieno un maiale. Ma cioè, ma la scena l'avete vista? Hanno sparato all'impazzata dentro la macchina. L'han preso il gruppo faccio. WhatsApp scherzavo sulla scena della doccia. Ah, ok, scherzavo. Sì, è certo, è una merda. L'ho trovata, ragazzi, ma io non capivo, ho detto, ma sta succedendo, sta succedendo veramente questa cosa. È una caduta di purificatrice, è il lavaggio del peccato. Ho capito poi... che lo è, chiaro. Ma non farlo, cioè. Comunque stava soffrendo così tanto che è uscito dall'auto, si è cambiata, si è fatto la doccia, si è rivestito e poi non se l'è fatta manco bene la doccia perché sul retro della testa era e la poetica e la poetica ignorante per ragazzini a casa del padre. Lin-lon! Sì? Sì. C'era una birra. Oh, il sangue da tosse sana. No, e tra l'altro lui c'è, in realtà è pulitissimo, lui ha un tracollo di fisico verso la fine, quando ormai il padre ha le strette, ma prima ma tu stai una settimana a casa, se ti va bene e poi vai da tuo padre, ma una settimana almeno, ma sei crivellato anche di soltanto colpi. Lo shock di un di botto di pallottola non ti fa stare in piedi, non ti fa stare in piedi, tu strisci per terra, il massimo che puoi fare è dire gorgogliando aiuto. È terribile sta cosa. E che soprattutto non hai fatto una doccia con quei saponi. E comunque dopo aver condannato suo padre si è dato alla fotografia nel film quello Ben Stiller, lo stesso personaggio. È stata una, diciamo, un colpo della poetica con quella musichetta, secondo me la poetica di Madonna, proprio quella scena a rallenti, veramente spero che sia servito a seppellirla, perché questo film nonostante presentasse la coppia Live to Tell è stata venduta credo anche agli eschimesi in Groenlandia, questo film non Vaticano, ha fatto questo botto, cioè... il Vaticano l'ha Simple Jack. L'ha riservito per l'Impeller. No, per l'Anche Player probabilmente. Anche. Ah, anche Live to Tell. Quando è venuto a Roma, un po', aveva posto il fatto di non cantare alcune canzoni. Ah, ok. Beh, lì si è fatta proprio, lì si faceva veramente tanto la furba. Infatti Sean Penn, quell'immagine finale a me dice tutto. Cioè, quell'immagine finale, il suo personaggio, che è un bambino poppante, gli dice, bambini, siete solo dei poppanti, non crederti un grande gangster, non volerlo diventare, ti sei salvato, ma sappi che sei un bambino perché ti sei salvato per miracolo. Seconda cosa, secondo me volevano, a parte che hanno già messo della maretta nella coppia, e poi volevano far vedere Sean Penn piccolo e Madonna... Ma gigante. Sai, tuo padre che ti stupra la fidanzata... un po' fastidio mi può dare. No, volevano farlo vedere piccolo, cioè anche lui rispetto a Madonna, intendo, quando parlo di lei. Ah, e non solo l'hai stuprata, l'hai fatta anche uccidere. Sì, no, anche lei, eh? Anche lei. Come stai, Maggio, la dura? Era tutta tramortita così, col cappotto sulle spalle, il rallenti, il tramonto, Dio buono, l'ha stuprata, il padre di lui l'ha stuprata, lei tutta al rallenti, e basta. Fa freddo, il cazzo, cioè, freddo. L'attenzione che mettono... Vabbè, comunque, un po' ridimensionato il personaggio di Brad Whitehead Jr. alla fine. Bradford! Secondo me volevano far tirare su sta Madonna, che proprio nel titolo di coda, la prima... Guarda, volevo solo poi aggiungere una sola cosa, veramente l'abbiamo già anticipato prima, ma secondo me è proprio da sottolineare, è l'uso appunto all'interno della struttura
addirittura dei videoclip. Ho trovato veramente una cosa molto particolare l'uso dei videoclip, sia quello della macchina dove appunto si vedono, dicevo prima, lo zoom sulla coppa della ruota e poi andando verso lì, piuttosto che quella col bagno nella cava con i copertoni, che è molto ricorrente nella cinematografia americana. L'andare a fare il bagno al lago di campagna, magari era un'ex cava abbandonata, viene utilizzata. Sì, con un tuo amico gay che rosica tutto il tempo. Sì, assolutamente. Però era particolare, appunto, l'utilizzo del videoclip in quel momento era proprio... Tra l'altro non porta da nessuna parte la cosa dell'amico gay, eh? Pensavo... No, era una chicca lì, una clip. Ma era per mettere vino guantato. Ce l'avevano pagato, quindi lo bisogna mettere. No, trovo che, come dire, in quel periodo il videoclip era molto abusato, quasi fino ad arrivare poi all'entrata delle serie, alla Miami Vice, non so se ricordate, fino ad arrivare ai vari Mitch Buchanan in Baywatch, dove tutto si ferma, videoclip, gente che corre sulla spiaggia o gente che corre al tramonto con la macchina. Gente che si affoga pur di essere salvati, il Pamela Anderson. O gente che si padri che tengono i figli sotto. No, ricordo anche solo il Ferrari bianco di Don Johnson, di Sonny Crockett. Se lo ricorda anche mia madre ancora. Che dovevi, come dire, riempire minutaggio, cosa faccio? Un bel videoclip all'interno, sì. E via. E riempi... eccessivo qua. Sì. L'ho trovato sinceramente un po' eccessivo, e anche questi titoli di testa molto lunghi, li ho trovati veramente, come dire, devo riempire, devo aggiungere, e quindi, come dire, secondo me questo è un po' da rivedere, però per il resto dai, ce lo siamo fatto. Allora io mi aggancio, visto che ho fatto il cazzaro tutto il tempo, con cose un po' più tecniche. Allora, il film anni 80 preso a pieno con quella umidità, quella calura che della pellicola anni 80 ci dà. È vero, è umido, è umido, è vero. Esatto, anche se in realtà ci... Sempre su quello stile ci sono altri film che la possono incarnare meglio. Ad esempio mi viene in mente Hot Point di... Hotspot di Dennis Hopper. Hotspot, bravissimo. Ecco, con Don Hotspot. Johnson, tra l'altro. Esatto. E altre cose... Allora, però è del 90. Però è molto anni 80. Madonna, avete ragione, ambedue! Allora, ci sono ottime riprese, molto dinamiche, e qua e pulite fin troppo per via della questione videoclip. E mi sono piaciute molto anche le luci, cioè chi ha gestito le luci ha fatto veramente un bel lavoro, dei bei tagli, sempre molto chiare le riprese, però ho trovato un po' confuso il montaggio, un po' confusionario, via probabilmente anche di questo retaggio di videoclip che non mi ha fatto trasportare all'interno della vicenda. Cioè io come spettatore sono sempre rimasto molto fuori. Non ti catapulta, non c'è questa catarsi. Come già detto anche tu, spesso i dialoghi erano un po' stucchevoli e scontati. Un sì, po' facili, terribilmente facili. Un po' raffazzonati. E soprattutto questi dialoghi, uniti anche al montaggio, non hanno permesso ad alcuni attori di fare i cambi che dovevano essere fatti del personaggio. Cioè, abbiamo visto appunto Christopher Walken e Sean Penn, che sono i protagonisti, fare un grossissimo lavoro. Però gli altri, anche la figura di Terry, Ricky Cunningham, non ha avuto questa evoluzione, l'ha avuta un po' così, un po' a spizzichi. Vedevamo in una scena, in un mood, con uno stile recitativo di un certo tipo nel personaggio, e nello stacco dopo la vediamo già quasi trasformata. E questo non è un errore dell'attore, ma secondo me è un errore proprio di montaggio. L'altra cosa, che qua la chiudo, è che secondo me hanno voluto sviluppare troppi aspetti della storia, cioè mettere troppa carne al fuoco, senza però approfondire alcune cose che potevano essere approfondite. Oltre al rapporto che c'era tra Christopher Walken e Sean Penn.
cioè il rapporto ad esempio tra Terry e Brad Whitewood è proprio buttato proprio così, come dicevo, in uno stacco è così, nello stacco dopo è già cambiato tutto, però senza... Ciao, un mi piaci, quanti anni hai? 16, bene, andiamo in montagna. L'immagine... Tu Paolo devi dire ancora qualcosa, perché poi partirei io. Basta, io qua ho chiuso. Tu lo consigli o non lo consigli? Lo consiglio, però è un film, malgrado il cast che è veramente buono, non vi aspettate però un film degno dei nomi che lo popolano. Mm. Dunque, una cosa ridicola è che Christopher Walken abbia gli occhi truccati, se ci avete fatto caso. Sì, la matita sugli occhi, cioè, terribile, matita, vero. È terribile. È videoclip, videoclip. Sì, no, ma poi voglio dire, un'interpretazione così forte, così figa, non gli vai a togliere, vabbè, lascia stare, guarda. Il montatore ha montato niente proprio di meno che Strange Days della Bigelow e The Abyss di James Cameron, hai capito? Cioè, ha montato blocchi da milioni di dollari, ha bloccato quello lì. No. Cioè, potrebbe essere anche un errore di sceneggiatura. Secondo me sono errori di sceneggiatura. Io guardandolo ho notato degli errori di sceneggiatura o comunque delle poccaggini di sceneggiatura. E allora sono quelli che hanno portato... Per quanto mi riguarda, passo poi la palla a Andre che passiamo al prossimo film. Io questo film l'ho visto una prima volta, non tantissimi anni fa, ma una decina, una dozzina di anni fa, con delle aspettative altissime e mi aveva veramente deluso. Questa volta l'ho rivisto, però a memoria di quella roba lì, e invece mi è piaciuto. Soprattutto mi sono piaciuti tantissimo loro due. Quindi io francamente lo consiglio sì, e va sopra la sufficienza questo film, anche per tutte le altre cose che abbiamo detto. E però, ripeto, l'apice artistico di Madonna, parliamoci bene, Live to Tell, riflettete su questa cosa, mondo, rifletti su questa cosa. Bom, passo la parola. Vivi per raccontare. No, Andrea, posso fare un piccolo cappello introduttivo? Vuoi già partire col prossimo film? Sì, dobbiamo fargli un caricone, tra l'altro. Quindi, allora. Io volevo terminare dicendo una robina... Solo... Va bene. No, ma poi ti lascio la parola, non pronuncio nulla. Allora, questo video podcast, o quello chiamiamolo come vogliamo, il giochino sta nel collegare il film successivo... Aspetta un secondo, scusa un attimo. Prima che tu incominci, Paolo, sei proprio sicuro? Sì. Ok. Vai avanti. Allora, il giochino sta nel scegliere un aspetto che può essere l'anno di produzione, il nome del regista, film fatti da attori, come avete già visto magari nelle puntate precedenti, che sia concreto, e poi da quello uno si collega all'altro film. Andrea, vuoi parlarci del tuo collegamento col prossimo film? Molto bene. Allora, innanzitutto il prossimo film va... Okay. Comunque, a parte gli scherzi, il prossimo film va a collegarsi innanzitutto per due punti. Il primo è quello della... il fatto che i doppiatori vivono a Roma. Quindi è un collegamento. In secondo luogo... Che era girato in pellicola come quello precedente. Esatto. In secondo punto, è distribuito dalla CIM. La CIM appartiene al gruppo Mediaset. E il gruppo Mediaset casualmente ha distribuito anche a distanza ravvicinata. Sì, e non è giusto il mio collegamento, va benissimo, ma ci terremo. Era più divertente il suggerimento che ti ha dato Alessandro Galli. Bene, capiamo. Poi come se gli avessi messo un film indonesiano del 62, ma gli ho messo un film dove c'era il mondo dentro, potevi collegarti alla qualunque. Va bene, nel gioco del collegamento ho fallito, su questo ne siamo tutti consci, ma? siamo tutti d'accordo, però ma? Il film fa meno cagare di altri, giusto Bergonzi? Ma ne parleremo più tardi. Andiamo avanti. Se vogliamo proprio metterli a confronto le due scelte, ma chi sono io? Non me ne intendo. Vabbè, di cinema. Il titolo del film è Cairo, ovvero Circuito.
dal giapponese. È stato conosciuto anche con il nome di Pulse in inglese, di cui hanno fatto un tragicissimo remake americano, veramente terrificante, che non consiglio la visione a nessuno. Però la versione originale del film sostanzialmente è un film decisamente non semplice, e la trama può tradursi in questo. La tesi è che la dimensione o il luogo che raccoglie gli spiriti o i fantasmi o le anime non sia dotato di una tenuta infinita, ma che sia solamente di una grandezza tendente all'infinito, anche se incalcolabile. Tale capacità tende ad esaurirsi, un bel giorno sarà pieno fino all'orlo, si creerà una falla in qualche luogo, in qualche posto, e queste anime, questi cosiddetti fantasmi, si riverseranno in quella che è la nostra dimensione. Questa falla che cos'è? Semplicemente è la connessione in internet. Questo è un film del 2001, dove si stava assistendo alla nascita di quello che è internet, fondamentalmente. Quindi nessuno aveva lo smartphone, ci si poteva collegare soltanto col modem a 56k, col tipico rumore... esatto, quindi era veramente un momento duro per coloro che volevano scaricare fotoporno, dovevano aspettare circa una settimana e si basavano sulla metà dello scaricamento. Comunque, al di là degli scherzi, questo è un film horror nel quale comunque questi fantasmi si riversano in quella che è la nostra dimensione. E perché sono temibili questi fantasmi? Perché semplicemente non compaiono facendoti buh, ma se entrano in connessione con te, e il film gioca moltissimo sul concetto di connettersi, le persone vicine e lontane e quant'altro, se tu entri in connessione con il fantasma, e in connessione vuol dire anche semplicemente con lo sguardo, subisci quella che è una depressione molto veloce. Di solito una depressione dura anni e ti può portare eventualmente, se non curata, al suicidio. Qua dura pochi giorni, a seconda dei quali o muori suicidandoti o semplicemente scompari trasformandoti in quello che è un fantasma a tutti gli effetti. Il film parla delle vicende di due gruppi distinti di persone. I primi lavorano in un vivaio sopra il grattacielo di a Tokyo, ovviamente, mi stavo scordando di dire. I primi lavorano in un vivaio e l'altro è tale Ryosuke Kawashima, che si chiama in questo modo, che è un po' il classico ragazzino, sai, giapu, un giapu grunge, quello un po' panchettone, è un po' grunge, no? un giapu grunge che è bellissimo bellissimo. Comunque fa due gruppi di persone, quelli che lavorano nel vivaio, Ryosuke e Harue, che è l'assistente che lavora all'università nel reparto di informatica, i quali vivranno attraverso questa apocalisse dove arrivano i fantasmi, che tra l'altro è un'apocalisse molto intima. A parte delle sequenze finali non si vede gente disperata che urla per le strade in fiamme, ma semplicemente la gente scompare. Morale, i due gruppi totalmente separati alla fine si uniranno grazie a Miki e, per un caso fortuito, a Ryosuke, che Miki è depressa sul volante, Ryosuke sta saccheggiando un distributore di bibite, i quali cercheranno di salvarsi, scappare da quella che è una Tokyo ormai in mano ai fantasmi. Purtroppo Ryosuke, sfidando per quella che è l'esistenza stessa dei fantasmi, di questi esseri, io lo sto facendo molto breve perché ci sarebbe da parlare solamente della trama diverse ore. Alla fine della storia Ryosuke sfida quella che è l'esistenza stessa di un fantasma, quindi lo tocca dicendogli: guarda, tu non sei vero. I due entrano in connessione. Sì, i due entrano in connessione, Ryosuke inizia a deprimersi, viene salvato da quella che è trascinato più che altro da Miki su questa benedettissima barca che va su una nave che scappa dal Giappone, e la roba, il film verso Sud America.
verso il Sud America, che comunque un continuare a voler vivere, quindi non arrendersi, e anche se c'è una flebile speranza di andare avanti. Detto in modo estremamente velocissimo, questa è la trama. Se volete la posso approfondire molto di più, però veramente è molto lunga da spiegare. Comunque, fondamentalmente il film è questo. Bellissimo, comunque, bellissimo film. Al di là del tuo aggancio proprio del tutto casuale, in gamba tesa, fallo da tergo, cartellino rosso, squalifica, fuori dalla tribuna, panini a casa, arancia, eccetera, il film è piaciuto molto, bellissimo. Un film di genere, è un film horror, ed è proprio un'analisi scientifica sia sullo studio dei fantasmi, proprio nel dettaglio microscopico, che nello studio su cosa faccia paura. Perché poi ci penserò bene, perché me l'ero pensata questa cosa da dire. Però deriva dall'analisi che fanno dagli schermi, dalle immagini che hanno di questi fantasmi in controluce quando guardano questi video, che si muovono a rallenti, e cavalca benissimo tutto ciò che è horror, e che questo film fatto molto bene è una situazione sconosciuta, di qualcosa di ignoto che devono scoprire in un contesto che sta portando, comunque ti porta al di fuori della normalità e in condizioni di ansia, e basta mettere a quel punto un po' di musica, un'immagine misteriosa e tremi. Perché quelle immagini al computer, anche pixelate, anche brutte, eccetera, ti scatenano una curiosità e un terrore comunque da non sottovalutare. Soprattutto la prima, quando il ragazzo è da solo a casa, gli si accende il computer e vede quel figuro muoversi piano in controluce al buio, è terrificante, è molto forte. Ci sono, come appaiono i fantasmi in questo film e come sono ben inseriti nel contesto urbano, che è ciò che io ho contestato tantissimo a Hereditary la scorsa puntata, questo film ci riesce benissimo. È di un realismo questo horror che proprio ti lascia, veramente ti fa stare dentro la realtà. È molto bella anche la fotografia, cioè tu per tutto il film senti freddo anche in pieno giorno, anche con la luce a picco. Ma poi è quotidiana, è reale. È reale la fotografia. Anche le ombre, gli interni molto lunghi, molto spaziosi, tipo le aule di scuola, i corridoi di scuola, sono illuminati senza stare troppo a cercare i dettagli, eccetera, ma hanno quelle zone d'ombra che hanno comunque tutti i corridoi nella vita normale. Non sono illuminati come i college americani dei film horror, che sono illuminati benissimo, tutti perfetti, omogenei. Non è per niente omogenea questa cosa. E gioca a favore, perché ti fa credere che questa storia stia succedendo veramente. Soprattutto il modo in cui analizza i fantasmi è scientifico, quindi può avere delle basi reali, sia quello che dice quel ragazzo che svela dopo un'ora di film, ma anche le analisi che fanno al computer, che questo ragazzo guarda al computer, insomma, hanno della verosimiglianza. Capisci? Non vanno dal medium che ha l'apparizione, no? Si mettono scienza a prendere proprio i pezzetti del puzzle, è quasi un mockumentary a volte, comunque, intendo dire. Prende i pezzetti del puzzle e cerca di unirli e di capire. Ci sono altre cose fighe che dirò sicuramente parlando, ma lascio la parola. Io non sono un esperto di horror, quindi, come dire, ho un occhio un po' più dubbio in questi ambiti. Più che altro perché l'horror, come diceva giustamente prima Federico, si basa sull'ignoto. Però l'ignoto molte volte in alcuni film horror si confonde con lo spiegato male. Sì, ho una minaccia, o qualcosa di ignoto da scoprire. Cioè, sì, sono sempre... che non sia ben chiara, perché sennò poi diventa un film d'avventura. Una volta che hai capito come combattere il fantasma, diventa gli acchiappa fantasmi e sai come risolverlo. Diventa un film d'avventura. No, la cosa che a me ha dato fastidio è che, come dire, all'epoca, quando internet non si sapeva ancora che cosa fosse, quindi c'era questa sorta di ignoto, all'epoca forse ci poteva stare questa cosa dove creavi il paranormale da una connessione tra computer.
visto da oggi fa un po' più ridere, e quindi sinceramente ad oggi che quasi tutti sappiamo paradossalmente come funziona internet e come si sviluppa, fa un po' ridere visto oggi, e quindi come dire su quello così. Ciò che fa realmente paura secondo me sono le camicie di Ryosuke, perché ne ha, come dire, ne ha sfoggiate ben 5, una più bella dell'altra, e quindi secondo me questo è veramente un atto di paura tremenda. E un'altra cosa che fa veramente paura è stato il pullman in green skin due volte fatto all'inizio, e lì è stata veramente una cosa che mi ha fatto veramente tremare. Quello è un omaggio, non mi ricordo a che film, però lo sono andato a leggermelo, la ripresa all'interno del pullman a camera fissa con dietro il proprio come le screen che sì, proprio come nei, vecchi, nei film degli anni 50-60, quello è un omaggio che ha fatto il regista, adesso non sono andato a segnarmelo, però quello è fatto apposta. È fatto a Ozu, Yoshihiro Ozu. No, vabbè, cioè, nel senso, è brutto che... apposta. No, io, ovviamente non conoscendo, non ho colto la citazione, però era veramente troppo, secondo me, quindi era voluto. No, la cosa che mi ha angosciato è stato il rumore. Il rumore è sempre presente, che fosse il rumore del modem o che fosse la cantante lirica del momento di pathos, oppure al rumore industriale continuato che porta, come dire, a questa angoscia continua, fino ai momenti di estremo silenzio che blocca tutto. Questo secondo me è stata una scelta abbastanza interessante. E poi l'elogio alla tenda di plastica. Cioè, ho trovato che questa tenda di plastica che si apre e si chiude continuamente in ogni ambito, che fosse in una scuola, che fosse in una vecchia fabbrica, ha creato l'angoscia. Ripeto, io non ho grande competenza nell'ambito horror, però ripeto, mi manca quella che viene chiamata la logica, che molte volte in alcuni horror il non spiegato o fare una gran supercazzola può, come dire, giustificare appunto l'ignoto o l'incombenza non compresa. La cosa che ho apprezzato di questo film in quanto horror è che non va a utilizzare quello che è l'escamotage del buh, ovvero è vero, alzata a manetta di volume, farti sono un fantasma, sono brutto, non c'è quello. È vero. Bravo. Ma te lo aspetti per tutto il film, però. Te lo aspetti continuamente che succeda. Ma già nella prima scena, quando la tipa va a casa del tipo, dentro la famosa tenda di plastica, che si alza in quel modo spettrale. Da lì ho detto, questo film me la fa proprio fare addosso. E invece non usa mai la tecnica facile del fartelo apparire qua, capito? Bam! Di colpo. Non ti arriva mai così. Bravissimo. Oppure anche che di solito alcuni horror giapponesi o coreani usano il fatto che vedi il fantasma, poi ti giri e non lo vedi più. Sì. Qua invece lo vedi e continui a vederlo. E piuttosto si trasforma nella macchia. Okay? La macchia d'umido. Questo... Ma quelle sono macchie d'umido, è perché c'è l'umidità a Tokyo. No, però questa cosa qua è veramente particolare. Di solito le noti il fatto che il tipo apre l'armadio, c'è il bambino morto dentro, lo richiude, lo riapre, il bambino non c'è più. Qua invece no. Anche il fatto della ripetizione continua di aiuto, aiuto, aiuto. Cioè diventa poi un mantra. Non diventa un vedo, non vedo, forse non l'ho visto e quindi torniamo all'ignoto. No. Qua c'è proprio un concetto di il fantasma c'è, esiste e si sviluppa. Un'altra cosa che però io non l'ho capito e lo chiederei a voi cosa c'entra è il B-52 che si schianta alla fine in maniera... Io ho detto questo, il film è del 2001, ho detto quello io, il film è del 2001, c'è un aereo in fiamme che si schianta, però l'hanno girato prima probabilmente, non lo so. È probabile, esatto. Per far vedere che il mondo sta andando alla deriva per via della fuga di questi fantasmi, secondo me. Sì, probabilmente ha voluto il regista comunque far vedere questa sorta di apocalisse, svelare, no? In modo chiaro, anche perché l'apocalisse vera la si svela solamente quando lei e lui stanno scappando in macchina. Cioè, fino ad allora non ti fa sentire l'urgenza della fuga, non ti fa sentire, oddio, dobbiamo andarcene. È un'apocalisse silenziosa, non è un'apocalisse...
classica tipo zombie, meteorite, robe del genere, gente che urla per le strade, gente sgozzata. Cioè, è proprio all'interno della tematica del film questa cosa qua, che è tutto ovattato, è tutto chiuso in una bolla. E chi si muove all'interno della bolla, come i fantasmi, sono... è tutto a rallenti, anche loro, tutto sommato, la vicenda, il montaggio. No, no, su questo è molto interessante. Mi volevo collegare appunto sul fatto di essere molto interessante nel 2001 esplorare, cioè come ha esplorato la tematica dell'avvento di internet, la tecnologia, la distanza sociale, che iniziava già a esserci con gli hikikomori, che sono queste persone... Sì. Giapponesi, questi ragazzi e non solo, che si chiudono in casa, smettono di avere contatti con l'umanità. Infatti viene detto anche nel film che la comunicazione sta cambiando, ma in realtà continuiamo a essere sempre più distanti, e lo siamo sempre stati, anche se puoi chattare o fare cose, perché iniziamo, non siamo connessi ma tutti distanti. Esatto, non siamo connessi ma tutti distanti. Come diceva anche Alessandro, non è invecchiato benissimo questo film. Un po' per la tematica, un po' perché forse era troppo incentrato a quel periodo, quindi è stato magari molto forte, molto sentito nei primi anni 2000, e poi questa cosa qua si è un po' persa, almeno io l'ho trovato così. È legato comunque molto anche all'immanenza delle cose in contrapposizione all'immortalità eterea e infernale, perché comunque vediamo questi fantasmi come anime sperdute per il mondo vagare in cerca di molto corpo. Sole anche è molto sole, molto sì, che cercano in continua, tu muori perché hai un contatto col fantasma, perché il fantasma, esatto, ti si avvicina ed entra in contatto con te fissandoti, ed è, esatto, quello il perché comunque la distanza che c'è, cioè che crea il fantasma nel mondo reale, è la stessa distanza che hanno le persone reali nel mondo. Sì. Quindi non c'è tutta questa differenza fra questi due mondi. E anche il livello di conoscenza tra le persone a volte. Esatto, anche un po' il, sì, livello di molto superficiale a volte. Perché infatti gli unici due che sopravvivono sono le uniche due persone che si interessano agli altri e si interessano a tra di loro, poi, anche se in realtà poi Haru, mi pare si chiami lei, ha ogni tanto queste defiance di perdita di se stessa, perdita. Tra l'altro l'attrice che fa Haru è stata ha fatto anche L'ultimo samurai, era la vedova, sì, di Kazumoto. Ah, oh, sì, che esagerata. Ah, sì. Oh, sì. Altre cose, poi la chiudo qua. Scusa, ti interrompo solo un attimo. C'è anche a dire un'altra cosa, che comunque il popolo giapponese, a differenza dei popoli mediterranei, è molto più distante a livello, sì, proprio di contatti sociali. Quindi, come dire, vediamolo tutto anche in una visione nipponica, questa visione di distanziamento e di connessione per loro è amplificata 10 volte tanto noi. Cioè, da noi ci si dà la pacca sulla spalla, adesso lo vediamo col Covid, la gente che si aggrega perché sentiamo il bisogno. Da loro invece sono già solo il toccarsi per mano o stringersi la mano, per loro è una cosa molto intima. Che non oh, si sì. Fa. E quindi, come dire, questo è amplificato ulteriormente. Anche darsi baci sulla guancia non va bene in Oriente, baciarsi sulla guancia. No, è come amoreggiare in un parco da noi. Cioè, io ho apprezzato registicamente tantissimo la figura dell'ultimo fantasma, quella che praticamente ammazza Ryosuke. Quando lui rimane chiuso nella stanza proibita, che è la stanza rossa della connessione, e vede il fantasma, che il primo fantasma che gli parla. Quello dalla porta. Fa, no, sì, che gli fa, no, tu non esisti, e gli mette, fa per toccarlo, ma lo tocca solidamente, sì, sulle spalle, e lui, sì, il regista è stato talmente bravo, mi è piaciuto tantissimo, che questo fantasma si avvicina sempre di più, è totalmente sfocato, poi si avvicina talmente tanto che gioca col fuoco e tu vedi a fuoco solamente i suoi occhi e tutto il resto della faccia è totalmente sfocata, e lì capisci che È perso, è fatto, e il fantasma gli fa, guarda che io esisto,
io esisto. Perché Ryosuke si rifaceva all'incontro in biblioteca dove c'era l'altro ragazzo che gli ha esposto la teoria delle cose, che ma se ti avvicini quello scappa, non riuscirai mai a prenderlo. Quindi lui, cagandosi addosso in quel momento, dice adesso ti faccio vedere io, ti faccio vedere quanto tu non mi fai paura. Quindi va lì, tu non esisti, e l'altro, guarda che io esisto, ed è lì solidamente. Quindi è un essere a tutti gli effetti, e lì si avvicina molto piano con questo effetto sfocato. Poi, vabbè, senza anche nulla togliere l'effetto della camminata sott'acqua della donna coi tacchi, del fantasma della donna coi tacchi. È uno slow motion incredibile quello, bellissimo. Forse il più bello slow motion che abbia mai visto, forse, sai? E la donna ha un atteggiamento predatorio nei confronti del tizio, perché non sposta mai lo sguardo, anche quando si piega camminando, continua a mantenere lo sguardo fisso. Non è che è inciampato, l'ha fatto apposta per guardare meglio quella che la preda. Fatto a una velocità diversa che te lo rende totalmente innaturale. Poi è una cosa che non è a scatto veloce. Con un taglio di luce bellissimo, c'è questo taglio trasversale molto bello. Poi non è spettrale, è vestita da donna in carriera. Non è spettrale, non è che hai l'abito vaporoso che svolazza. Cammina senza far rumore. Io che ad esempio come Alessandro non ho una cultura horror molto, ce l'ho quasi nulla, nel senso che a parte magari qualche Rosemary Baby, robe del genere, che è bellissimo e tutto, non conosco molto. Non mi ha fatto per niente paura, devo dire. Mi ha ottimi spunti di riflessione sui vari concetti dei fantasmi, che secondo me potevano essere anche sviluppati un pochettino di più. Cioè, poteva regalarci qualcosa di più sotto quell'aspetto. Andando invece in aspetti un pochettino più tecnici, cioè ritornando un po' su quella tematica, io ho trovato, come diceva Alessandro, un uso molto interessante del silenzio, soprattutto come silenzio, come parte integrante della narrazione, quindi non come momento di pausa, ma come aggiunta narrativa alla storia. E qua, se vogliamo, un rimando anche a film che abbiamo già proposto, come Sonatino, come comunque Kitano, come molto del cinema orientale sfrutta. Cioè, il momento di silenzio è un momento in realtà forse ancora più importante. Attivo, molto attivo. Esatto. In contrapposizione, purtroppo, però, con dei dialoghi spesso poco curati e a volte banalotti. Non so se è un problema di adattamento. Non voglio condannare sceneggiatore, dialoghista o regista. Faccio anche solo un esempio che mi è lampato così. Il fatto che il protagonista, quello con le camicie brutte, non mi ricordo il nome. Ryosuke. A un certo Kawashima. Punto, esatto. Lui ammette che non ci capisce nulla. Erro, giusto? Cioè lui incontra Haru è proprio perché, esatto, lui tempo zero del computer, dice ad Haru, quando gli fa vedere quella specie di screensaver, quel programma dove fa vedere i pallini, gli fa ma sarà un bug del sistema, cioè tu non capisci già cos'è un bug, nel 2001, vabbè, cioè di punto in bianco, e poi torna a non capirci un cazzo. Questo è soltanto un esempio, e a volte anche i dialoghi non mantengono quello che è la parte narrativa delle immagini. Un'altra cosa, molto belle le inquadrature, sono molto ben strutturate dal punto di vista di molto equilibrate, e l'uso dei colori che ha scelto anche come pasta proprio del film è ottima, come diceva anche Andrea, fa percepire questo aspetto asettico, freddo, richiamo proprio all'isolazione, questa bolla quasi che chiude questo universo, questa Tokyo. Io purtroppo
sono un po' titubante sulla fotografia, che non l'ho trovata, io, tralasciando le scene clou, come dicevate voi, quelle dei fantasmi, io parlo proprio delle altre scene, l'ho trovata un po' piatta, sia le luci che la fotografia. Questo gioca a vantaggio dell'aspetto stralunato che ha questa Tokyo fatta di isolazione, gioca a vantaggio, però secondo me forza un po' troppo la mano. E la cosa invece su cui non posso assolutamente transigere, perché mi ha dato veramente fastidio, devo dire, la colonna sonora io l'ho trovata troppo invadente e spesso fuori luogo. È vero che ci sono gli effetti sonori sono un'altra faccenda e quelli ci possono stare, ma la colonna sonora, la scelta musicale, come è stata utilizzata, ti fa completamente uscire fuori dal film. E qua, per ricitare una cosa che avevamo detto su Sonatine e il lavoro che ha fatto Kitano con Joe Hisaishi, che era di sottrazione per non dare un'aggiunta, ma per dare un accompagnamento silenzioso, anche se musicale, al film, qua fa l'esatto contrario. Aggiunge una cosa in più che assolutamente non è concorde minimamente a quello che sono gli aspetti, anche che magari a me non sono piaciuti molto, come ripetevo, la fotografia, che ce l'ho un po' dubbia, ci può stare, perché mantiene quella... quel riferimento al film, ma la colonna sonora, cioè, secondo me, se togli la colonna sonora al film funziona molto meglio, senza neanche aggiungerne una o sceglierla, togliendolo acquista punti. Cioè, scusate, sì, il commento sonoro, non gli effetti sonori, l'ho trovato appunto un po' così, un po' da non lo salvo assolutamente. La cosa invece su cui mi trovo un po' non troppo concorde con voi è alcuni passaggi degli spettri, dei fantasmi. L'ho trovati un po' dozzinali, non, tralasciando le scene clou di cui voi parlavate, che sono comunque ben girate, ben fatte, un'ottima luce, tutto, un bel montaggio, anche a livello recitativo e registico. I passaggi della biblioteca, ad esempio, quando vede il ragazzo della biblioteca che si vede, non vede, lui che lo rincorre, l'ho trovato un po' filmetto low budget, a basso costo, ecco, un film a basso costo sotto quell'aspetto lì. Poteva regalarci qualcosa di più, e non parlo di effetti speciali, proprio di a livello di movimento o di macchina o attoriale. A voi la parola. Ma dunque, innanzitutto io l'ho trovato molto mistico. Non è un horror di genere commerciale, non è un horror che gioca, come si può dire, sullo spavento. Ti fa tremare il misticismo di questo film, ovvero, intendo dire, la spiritualità è... La spiritualità, sì, è l'abbandono della facoltà corporea e del corpo, e soprattutto ha dei rimandi interessanti in termini psicanalitici, perché questa porta nastrata di rosso è il fatto che il fantasma si presenti in relazione a un trauma di queste persone, mi fa pensare proprio all'affrontare questo fantasma da parte di questa persona che ne è attirata, è come un'apertura della porta del proprio trauma. E sì. Ho trovato questo collegamento io, soprattutto io non ricordo bene i nomi di questi giapu, vi chiedo scusa, il ragazzo, quello che lavora con le due ragazze, che è quello che in pratica rimane colpito dalla donna in slow motion, prima di praticamente queste persone devono, in qualche modo vengono chiamate da questi fantasmi in via fotografica, poi devono trovare il coraggio di affrontarli. E io trovo che sia il percorso che porta una persona ad aprire se stessi e a guardare dentro di sé alla ricerca dei traumi che in qualche modo, una volta toccati, una volta visti, non si riescono ad accettare, ad ammettere, si finisce in quello stato di catatonia a cui vengono coinvolti questi protagonisti.
protagonisti. Vabbè, come si usa dire il termine, appunto, affrontare i propri fantasmi. Affrontare i propri fantasmi, quindi lo ripeto, è misticismo, nel senso che ci si sposta molto più su una sfera spirituale e di pensiero, piuttosto che un horror dall'azione in cui il protagonista viene spaventato fisicamente nello stomaco proprio e attaccato. Viene proprio... il termine corretto, scusa se ti interrompo, il termine corretto l'ho trovato che non mi veniva in mente, quello che diceva Andrea, l'effetto bu, reminiscenze, jumpscare. Jumpscare, esatto, jumpscare. È il termine più utilizzato, sì. Ok, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ho adorato la Tokyo così ovattata, a me è piaciuta tantissimo. È plumbea e inquinata ed è sola e grigia come i suoi protagonisti e come tutti noi. Non l'ho trovato invecchiato io, ma io non l'ho trovato invecchiato male questo film, ma l'ho trovato invecchiato come il 56K. Esattamente come il modem e come le connessioni che rappresenta. Quindi in sé questo diventa un pacchetto, un documento che ci porta molto bene, secondo me, a descrivere quel tipo di connessioni a internet e soprattutto quelle fotografie che noi ancora aveva un senso guardarle, perché adesso fotografie ne scatti, ne connetti, ne giri centinaia di migliaia al giorno. Al tempo bisognava ancora attaccarle al computer, scaricarle, non ne potevi fare 10.000, insomma, ovviamente lo facevano i fotografi, ma non chiunque, ecco. Quindi c'è ancora una certa l'attesa che la foto si creasse. Sì. Esatto, e anche le zoomate molto pixelate, molto lente. E questo aiuta moltissimo a dargli quell'atmosfera quotidiana. La morte di suicidio, di quella che si butta dal silos, quella morte per suicidio, è bellissima anche a livello fotografico, perché questa ragazza sta camminando per strada, spaventata ovviamente, ma... avverte questa presenza e questo suicidio viene filmato come sfondo quasi di quello che lei sta passeggiando per strada, e c'è una persona che si suicida al fondo di questa strada su un silos. È un'immagine tristemente vera, tristemente agghiacciante. Per quanto riguarda i problemi tecnici, ho notato sì, la narrazione è debole, non segui molto bene ciò che sta succedendo, vieni più che altro, diciamo che viene polarizzata dagli incontri con i fantasmi. A quel punto l'attenzione si crea. I personaggi sono sottilissimi, cioè i dialoghi li vedi un po' all'inizio, queste due ragazze sono proprio piattine, sono molto comuni, la recitazione è molto quotidiana, insomma aiuta tantissimo l'atmosfera qua. L'atmosfera è vincente, perché è urbana, perché è quotidiana, perché è realistica, quindi in quello va. E anche un po' è lungo nel mostrarmi questo fantasma, nel senso che all'inizio fanno queste analisi e sembra proprio che questo voglia, come ho detto all'inizio, voglia farmi un'analisi scientifica di come vive e come si muove un fantasma. E mano a mano scoprono dei pezzi in più. Però questi scoprire dei pezzi in più annoia un po'. Nel senso che uno si aspetta, forse gioca molto sull'attesa del jump scare, che in realtà non arriva mai, però si potevano fare dei passaggi un po' più veloci, secondo me. Ma si muove a rallenti, come i fantasmi, che è una roba geniale. Il movimento dei fantasmi in queste fotografie è geniale, come ti appaiono. Ci sono alcune scene davvero notevoli. Lo slow motion su tutte, e anche quando la ragazza, quella molto carina, quella credo dell'Ultimo Samurai, quella molto bella, si trova la telecamera dietro, praticamente che la sta filmando, e si sta vedendo lei allo schermo, e lì siamo già ad un contatto più ravvicinato, stiamo avvicinandoci a un contatto diretto, che è poi quello che avviene, quello che ha raccontato Andrea anche. Ed è bellissimo che tutta la società sia coinvolta in questa cosa, non è l'episodio singolo nell'appartamento. Bellissimo film, mi è piaciuto molto, lo consiglio, un voto molto alto, insomma, bel film, passo la parola. Io dico solo brevissimamente che questo film fa parte del genere horror miliare giapponese, nel senso va a stare comodamente tra i classici horror giapponesi, tra The Ring, tra The Grudge e c'è anche Cairo. L'idea del fantasma che si muove attraverso quella che è la connessione internet e sfrutta il mezzo tecnologico, questo è forse stato il primo film ad aver utilizzato questo tipo di espediente. Poi adesso nel 2020 abbiamo pure dei fantasmi che il diavolo nella app del cellulare. Sì, però vabbè, ma
Questo è stato, è stato il primo film ad utilizzare questa, questa cosa semi sconosciuta, quindi anche un po' inquietante, di internet. Era proprio l'idea di internet. L'idea di internet all'inizio spaventava. E quindi nello spavento era nuova, potevano entrare alcune situazioni. Certo. E saremmo diventati tutti quanti dei fantasmi. E quindi, comunque, questo, l'idea dei fantasmi che si muovono attraverso internet o comunque attraverso computer e mezzi tecnologici. Comunque. Ho avuto paura durante il film, ho avuto paura adesso. Comunque, al di là di tutto, è un film che mi ha fatto mi ha spaventato, mi ha inquietato, mi ha dato fastidio, mi ha disturbato, ma in senso positivo, ovviamente. Devo dire che comunque l'idea di questi fantasmi, questo rallenti, questa fotografia che ti fa sentire freddo sempre, sempre freddo, perché generalmente nei film horror... Stai in canotta. Sì, generalmente nei film horror... quelli base, classici, possiamo dire, ci sono dei momenti dove alternano il momento in cui percepisci che ti devi spaventare, quindi è tutto più buio, piove, i lampi, oh madonna che paura, ed entro nel mood. Qua questo mood è perenne, non finisce mai. L'unico momento in cui c'è forse un po' di luce in più è proprio sul finale della nave, forse solo lì. Per tutto il resto del film io ho sempre... Perché c'è il silenzio. E c'è il silenzio. Sì. Ma e c'è una luce diffusa e piatta e tendente all'azzurrino, al grigio. Come ha detto Fede, è plumbeo. E sì. sembra che stia per piovere. Sì. Una cosa sembra che esistano veramente sti fantasmi, grazie secondo me anche un po' a quella fotografia così banale, che è banale come la nostra giornata triste, capito? Della giornata triste, buia e grigia, e ti senti triste. Mi ha aiutato questo film, capito? È un film che in qualche modo ti accompagna in un momento di malinconia. La cosa che volevo dirti è anche un collegamento che ci può essere, non so se è precedente o comunque è sempre di quegli anni, è la tematica del Ghost in the Shell, che richiama un po' anche all'anime e al manga, ovvero il può essere che un po' sia stato già interiorizzato anche dal regista, non lo so, mi piace pensare così, ovvero al fantasma all'interno della macchina, cioè anche le macchine hanno una loro anima e può uscire fuori e ci accompagna, cioè non sono meri strumenti asettici, ma in realtà dentro può esserci qualcosa. Comunque l'idea di internet che riesce a raggiungere, e magari anche oggi, perché qua si sta parlando comunque di fantascienza e anche di fisica quantistica, anche oggi, con tutta la conoscenza che abbiamo della rete, di questo e di quello, può esserci sempre quella, possiamo dire, sospensione di incredulità che può portarti a dire, ma se qualcuno o qualcosa tramite la connessione riuscisse un giorno a bucare, a creare una piccola falla in quella che è un'altra dimensione, e questa falla si allargasse sempre di più, riversando oggi... 2020 è anche forse più attuale e terribile rispetto al 2001 un'idea del genere, perché siamo iperconnessi. Cioè l'idea di non girare col cellulare, no, ma sto parlando dell'idea del fantasma che si muove attraverso internet e il web e comunque attraverso la rete wireless. Qua adesso ha più porte. Qua ti faccio anche questo parallelismo, ne avevo parlato nell'altro film dell'uomo invisibile, sì, in cui dicevo che riprendeva quello che erano le vecchie tematiche horror, quindi c'era il vampiro, c'era lo zombie, tutta questa gente qua che nel corso degli anni ha perso un po' di mordente sul pubblico. È stato molto intelligente a utilizzare questo nuovo vampiro, questo nuovo zombie che può terrorizzarci perché ci getta ancora un pochettino nell'ignoto, ma al tempo era un cratere, pochi sapevano gestire la cosa. Sfrutta questa, credo sia corretto chiamarlo bias, questa non conoscenza di questo nuovo strumento per terrorizzare la gente. A me non ha fatto paura, però è
molto bella che il fatto abbia rimaneggiato le vecchie paure, tenendole come scheletro per costruirne una nuova. Comunque, io concludendo, sì, certo. No, concludi poi. Volevo fare un piccolo ponte alla fine. Oi, vedi il gatto nero. Un fantasma. C'è il cane che ha percepito il gatto. Comunque, sì. Al di là di tutto, concludendo, cioè tirando per quanto riguarda le mie considerazioni finali, è un film che io mi sento di consigliare a tutti quelli che cercano un horror che non hanno visto. Per comunque gli appassionati di quella che è la fantascienza anche un po' dark, può comunque piacere. A chiunque piacciono gli horror giapponesi non può perderselo. È un film che comunque ha saputo inquietarmi e anche oggi rivedendolo mi sa inquietare. Mi sento assolutamente di consigliarlo a tutti gli amanti di questi generi, perché secondo me non rimarranno delusi. Io volevo solo dire una cosa, e qui magari qualcuno si aggancerà per il film dopo. Io sto notando che veramente ogni paese, ogni popolo ha una sua tempistica cinematografica ben diversa. Magari sto dicendo una cosa banale che è sotto gli occhi di tutti, ma vi dico, io vedo anche molto la cinematografia in base all'ambito scolastico quando propongo dei film e ricevo dai miei ragazzi dei feedback. E mi sto rendendo conto che se io avessi fatto vedere un film giapponese, loro non sono in grado di reggere. Perché noi non ci rendiamo conto come la cinematografia moderna in 30 secondi a livello di sceneggiatura c'è tantissimo. E non ci si perde magari in quel minuto nel guardare un tramonto, la musica. E questo è impressionante. E mi rendo conto che questi due film, questo che mi hai proposto tu Andrea e quello che giustamente Paolo tra un po' ci esplicherà, per me è stato un po' uno shock, perché non sono più forse abituato, cioè da quando poi in Accademia mi davano da vedere questi film ed ero quindi forse un po' più abituato a quel tipo di cinematografia, per un 15 anni non dico che ho smesso di vedere dei cult, però ho visto sempre roba molto moderna e quindi mi ero quasi assuefatto a questa velocità, cosa che veramente un pubblico odierno non è più capace, forse non è più preparato e quindi molte volte soffermandoci un attimo potrebbe essere utile. Quindi concludo sul, diciamo, chiamiamolo giudizio sul film. Allora, è un film che devo rivedere assolutamente, perché lo voglio capire un pochettino più a fondo, e vi ringrazio anche per tutti gli spunti che mi avete dato di riflessione per poterlo riguardare meglio. Non è che non mi sia piaciuto, la sufficienza gliela do a pieno, però non mi ha, forse non era nelle mie corde o cosa, non mi ha entusiasmato così tanto. Qualora, sta ridendo. Parto con l'ultimo collegamento, il collegamento della lapidazione, in cui avverranno dei suicidi, se non sono avvenuti durante la visione, io vi chiedo perdono, però ma verranno dopo, a cui io sono legato. Peccato che allora io il collegamento l'ho fatto con il cognome del regista, che è Kurosawa, nome biblico per i cinefili, e tra i mille film che ha fatto, adesso mille no, ne ha fatti credo una trentina di film, ho scelto uno che era poco conosciuto, un film che faccio questo piccolo cappello introduttivo perché è importante, che ha sconvolto la vita del regista, ha creato, qua abbiamo gente sta cercando di tagliarsi le vene, chi dorme, ha sconvolto un po' la vita del regista, perché è stato un flop, poi è stato rivalutato in futuro. Chi l'avrebbe detto? È il primo film in futuro. È il primo film a colori di Kurosawa. E ha tentato il suicidio dopo il fallimento di questo film. Ma non solo per colpa di quello, io spezzo una lancia anche per Tora Tora Tora. Anche perché era stata tolta la regia di Tora 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 da Hollywood. Esatto, che non avete apprezzato le manie di grandezza di Kurosawa. No, lui ha tentato suicidio appunto dopo questo film, che andava a chiudere, secondo me,
Poteva farlo prima. Un capitolo legato a film di questo genere, che sono Bassi fondi, tratto da un romanzo di un russo, di Gorky, Angelo ubriaco, di Ed McBain, Barbarossa, che vanno un po' a chiudere le tematiche dei disadattati, delle società, ecco, che ci mostra qualche titolo. Questo è Anatomia di un rapimento, che hai appena detto, di McBain. Esatto. Si legge il titolo, Anatomia di un rapimento. Esatto. Kagemusha. E c'è stato anche Angelo ubriaco, che è sempre di McBain. Kagemusha, prodotto da Coppola e Lucas. Kagemusha, che è stato uno di quelli del rilancio, e quello subito dopo che ha ridato nuova vita, nuove speranze a Kurosawa. Si vedeva, stupendo, bellissimo. Stupendo. Questo film, che non ho ancora detto il titolo, è Godescaden. Godescaden, tratto da un romanzo, da dei racconti di Shoguro Yamamoto, in realtà è ambientato negli anni 50, sono 8 storie, ecco qua c'è un Angry Bird che si sta suicidando, sono 8 storie concatenate. Sono i fantasmi della webcam di Cairo, eccoli. Ecco la versione ma ce l'hai più grosso. Vabbè ragazzi, lo devo fare anch'io. Ecco. Dai. Posso? Dai Paolo, ma scusaci. Immagini. Sono scusaci, Paolo. 8 storie che si compenetrano a vicenda, ambientati in una discarica, dove vediamo Roku-chan, che è un ragazzino con dei problemi, dei ritardi mentali, che crede di guidare all'interno di questa discarica un tram immaginario, tra l'altro una scena, a mio avviso, molto bella, che rimanda a Chaplin e al Mimo. Ci conduce all'interno, proprio all'inizio del film, ci conduce all'interno di questa discarica, dove vediamo vari personaggi, tra cui il calzolaio, che ha un incontro con un ladro, dove gli dice di non... mentre lui sta dormendo, questo ladro va a rapinarlo, prende una scatola, che in realtà è quello dei suoi attrezzi, e lui dice no, vai a prendere i soldi, gli attrezzi mi servono, e lo lascia andare. Lo rivediamo poi dopo, dove viene incriminato il ladro, e il ladro, quando viene portato a casa del calzolaio, lui gli dice no, non l'ho mai visto, e lo salva, diciamo, per la seconda volta. Poi abbiamo le due coppie, tra l'altro qua molto interessante il lavoro che ha fatto sui colori e l'utilizzo anche dei costumi. Due coppie di sbandati, di due uomini, sono due alcolizzati, con due ragazzotte un po' così scialappone, no? Così, che a un certo punto si scambiano le mogli, perché ognuno si lamenta della propria moglie e decidono di cambiare, per poi ritornare con le stesse mogli. Poi abbiamo il cieco, che almeno si pensa sia cieco, vive totalmente isolato, quasi un fantasma di Cairo, nessuno sa niente di lui, vive totalmente da solo in una catapecchia, ormai parte integrante di questa discarica, quasi non si distingue, che vaga stracciando degli stracci a casa sua. Poi abbiamo lo zoppo e la moglie. Lo zoppo è un impiegatuccio, quello che forse è uno di quelli che è vestito meglio, che ha un lavoro presumibilmente decente di impiegato, che sta con una moglie che è una despota. A un certo punto del film arrivano dei colleghi di questo zoppo a casa, si accorgono che la moglie è una stronza nei suoi confronti, ma lui la difende, attaccando uno dei suoi amici, dicendogli voi non sapete che cosa ha fatto mia moglie anche nei momenti più disperati. Mi ha sempre aiutato e non ha mai visto la mia malattia, perché lui è sia zoppo e anche dei tic che ogni tanto lo portano a sbarellare. E qua vediamo anche un altro aspetto, ovvero il giudizio delle persone senza riflettere
restando sulla superficialità del giudizio che possiamo dare alle altre persone. Poi abbiamo la nipote e lo zio. La nipote costretta a lavorare giorno e notte a fare dei fiori finti, mentre lo zio passa il tempo a ubriacarsi, finché un bel giorno la violenta. La nipote è lì perché la madre non la può mantenere, cioè non la può mantenere e mi pare via. La zia invece è in ospedale, quindi sono a casa solo loro due. E lei è praticamente quasi non parla e non mangia, si riduce quasi a uno straccio perché questo zio gli fa subire questo concetto del padre padrone, mentre lui in realtà appunto non fa nulla. Poi c'è scena molto forte, un'altra storia molto forte, quella del padre e del figlio, che sono quelli forse messi peggio all'interno di questa discarica. Vivono in una macchina, in una Renault 4, se non vado errato, sembra, dove hanno continue, lui, il papà, ha continue visioni di una casa che devono costruire, prima o poi la costruiranno. Allora abbiamo questi stacchi dove vediamo questo campo verde pian piano. È una villa incredibile, tra l'altro. Esatto, si costruiscono una villa incredibile e il figlio, cioè il padre è totalmente disconnesso dalla realtà, il figlio in realtà no, asseconda quasi silenziosamente il padre ed è lui che va in giro a cercare cibo, a mendicare nei ristoranti per poi tornare e sfamare, mentre il padre ha queste grossissime visioni di cancelli, di piscine che devono fare, finché poi a causa di un cibo, perché il padre anche lì lo tiene un po' sotto scacco con questo ricatto psicologico, mangia del cibo che doveva essere cotto e si prendono un'infezione probabilmente intestinale e non va a finire bene per il bambino, che tra l'altro il padre rifiuta gli aiuti del calzolaio, che all'interno di questa comunità fa un po' è un po' il saggio, il consigliere della gente, risolve un po' le problematiche quelle forti. Abbiamo ancora poi l'ultima storia, che è un po' più marginale, però anche lì è carina perché analizza un altro aspetto, che è quella del fabbricante di pennelli, un signore cicciottello, bonario, sempre sulle sue, con la moglie che un po' bottana, nel senso che va in giro, hanno qualcosa che mi pare 8 figli, forse anche di più, ognuno con uno diverso, il padre lo sa, questo fabbricante di pennelli, la moglie non fa assolutamente nulla, è molto vezzosa, anche se vivono un po' nella miseria. Quella con i capelli afro, vero? Sai che mi sfugge la capigliatura? È l'unica incinta. E tra l'altro nuovamente incinta, esatto. Cosa succede? Che questi bambini durante una cena dicono al padre che sono stati presi in giro perché dicono che non sono loro figlio, cioè loro sono figli di padri diversi, anche tra di loro. E il padre dice, fa, ma voi a chi credete? Per me siete miei figli, voi credete quello che volete, ma io vi voglio bene. Se credete di essere miei figli, voi siete miei figli. Questa è una piccola lezione che dà, legata all'infedeltà della moglie e all'umanità che ha quest'uomo e all'accettazione positiva anche di situazioni negative. Ultima cosa, che in realtà non fa parte della storia, ma è molto interessante perché richiama tutto un po' un richiamo anche al teatro. Moltissimo. Questa fontana, rubinetto che c'è al centro della piazza, dove ogni volta lo spettatore viene riportato per poi entrare in un'altra storia, ci sono queste lavandaie, queste massaie, che passano il tempo a commentare tutti quanti quelli che passano di lì, dicendo, ah, quello è un bravo signore, ma la moglie è una stronza, e quello lì invece cos'ha, e quello è cos'ha, che danno giudizi. Quindi qua noi abbiamo praticamente uno spaccato degli anni 50, perché è ambientato negli anni 50, quindi un post bomba atomica, dove c'è una voglia di ripresa economica nelle grandi città e loro sono i disadattati, loro sono the leftovers, quello che è rimasto praticamente della società. Perché molti sono... molti, esatto, sono gli avanzi. Loro in realtà... quasi tutti avevano un'attività, avevano soldi, avevano case, magari erano anche ricchi, e sono finiti
ad essere dei rifiuti e vivere in queste condizioni disumane. Qua ci sono richiami al neorealismo, all'espressionismo, perché poi c'è l'utilizzo del colore che lo fa in maniera anaturalistica. Lui non sfrutta questa opzione che ha nuova del colore, non utilizzandolo a pieno dal punto di vista di ricreare quello che è un ambiente naturale, ma utilizza colori acidi, scenografie finte, anche i costumi sono quasi in acido, specialmente quello delle due coppie che si scambiano, e qua beh, poi rimandi comunque alla cinematografia di Pasolini, ai racconti di Pasolini. Posso interromperti un secondo, Paolo? Devo dire che tu sei un ottimo avvocato, cioè perché hai trasformato una condanna alla sedia elettrica da 25 anni all'ergastolo. No, allora, mi sta appassionando di più il tuo racconto di quello che io ho visto in queste immagini, Paolo, te lo dico. Ma lo guardiamo poi assieme. Ha ragione. Facciamo il commento del film, lo vendiamo alla casa di distribuzione per i DVD, vai, perché tu devi farlo. Poi facciamo noi gli altri interventi ogni tanto quando ti stanchi, perché veramente stai facendo questo tu con questo racconto, no? Gli stai dando un ritmo, gli stai dando degli alti, dei bassi, dei ritmo, dei movimenti emotivi, che in questo film non ci sono, non c'è un solo movimento emotivo in questo film. È come in Cairo, lo mantiene sempre lì. No. Cairo è interessante, Cairo ti mette paura, qualche emozione la tocca. Questo ti soffoca, questo film ti soffoca. Con un cuscino mentre sei in coma. E ti soffoca perché dice, io non ho ancora iniziato, devi finire, hai altro da dire, Paolo? No, volevo solo dire appunto che qua la chiudo e rimandi a Beckett, aspettando Godot. Va un sì, po' a raccontare. Ma proprio, cioè, nel senso, stai sulla panchina e guardi un po' di là, un po' il film, quello guardi. Poi l'altra cosa, per esempio, la cosa che è stata criticata da voi in chat quando ho proposto, è un minuto e mezzo di film avete iniziato a lapidarmi via internet, cioè, di Cairo a lapidarmi. Io no, perché quella è la parte più bella di tutto il film. Il numero uno di questo film è il mimo. E io dopo quell'inizio, con questo mimo, ho detto, intanto l'ho definito felliniano, perché anche c'è la figura della strada, c'è la strada. Poi è del 70 questo film, e Kurosawa forse voleva dire qualcosa anche riguardo a Fellini, perché a quei tempi i grandi registi d'autore erano loro, Kurosawa, Fellini, certo. Bergman, eccetera. Se fica padre. E a quel punto, dopo quell'inizio, inizia quella scena col vecchio, e da lì quel film... Al di là del mimo, che poteva durare 20 minuti sto film solo con questo mimo, dopo quell'inizio ha mantenuto un ritmo monotono, terribilmente monotono, che non ha mai variato, non ha mai fatto salire, non ha mai fatto scendere, soprattutto non ha mai fatto succedere qualcosa a queste persone. Ciò che gli succede è tutto circoscritto in questo teatro dei poveri. È un teatro della povertà, però purtroppo è recitato come in teatro, non mi aspetto quello. Mettici più cuore, più sangue, più vita, quello che hai detto di Dersu Zala. E lui qua però appunto ha questa disillusione. Lui crea, dico solo queste due cose qua, e noi vediamo la prima scena dove c'è questo ragazzino che è convinto di essere appunto un tranviere, e ripete in continuazione il termine dodescadendo, che è il titolo del film, che è il pulmino, che è il pullman, il dodescaden, è il tram, cos'è? È il tram. Il rumore che fa il tram. Onomatopeico usato in Giappone per definire come per noi potrebbe essere brum brum della macchina. Brum brum, sì. Sì. Tra l'altro è stato dato da Shuguro Yamamoto, lo scrittore, questo termine, non l'ha scelto Kurosawa. Noi vediamo, e qua si apre un pochettino un'altra visione, che è un girone dantesco. Praticamente lui, questo Caronte, chiamiamolo così, Roku-chan, ci accompagna all'interno di questo girone infernale dove non succede mai nulla. Si creano problemi, problematiche, robe del genere. Ma non è una cosa positiva.
È un affresco. Ecco, l'altra cosa che notavo molto, molto bella, e questo già ce lo dice all'inizio, la madre disperata per avere questo figlio prega, fa Namio Rengekyo, in continuazione fa Namio Rengekyo, Namio Rengekyo, che è quasi fastidioso. È un mantra. Sentire, esatto. E critica il figlio per com'è, e lui ripete continuamente Dodeskaden. Cioè la madre e il figlio sono sulla stessa linea. Solo che... almeno la madre non guida un tram immaginario in un mondezzaio. Vabbè, prega una figura immaginaria. Che tenera quella mamma. Sì. Anche no, la figura del mimo, tenerissimi. No, no, infatti io l'ho trovato geniale. Poi fa degli usi comunque. Ok. È geniale il mimo. Il mimo sì, è geniale il mimo. È bellissima quella scena. Dimmi tu quando si può iniziare, ma vorrei... No, prima Ale, perché io poi parlo un casino. Allora, mi scopro il petto. Allora, io forse... Facci vedere l'altro. No, io forse sono abituato... Allora, stiamo parlando di un ambiente dove la trasposizione italiana si lancia nel verismo, nel neorealismo, nel verismo letterario, e del neorealismo cinematografico. Aspetta, non negli anni 70 però. No, ma questa visione... No, sto parlando di anni. Stai parlando di correnti. Sto parlando di temi. L'affrontare la povertà. Certo. La vediamo nei Malavoglia, di Verga. Cioè, vediamo questa situazione così. E sinceramente, mettendoli sullo stesso piano, vediamo, come dire, un'emozione molto più forte nella nostra realtà che in questo affresco. Ok? Mi rendo conto che probabilmente noi non vediamo e non conosciamo alcuni passaggi della cultura giapponese che hanno subito in quel periodo, e quindi forse noi ci manca un po' di accenno, ma la sofferenza che vediamo in un Roma città aperta, piuttosto che in un neorealismo italiano, è abissale. C'è anche un ritmo, una, come diceva prima, un cuore, una sofferenza maggiore che va a scavare molto maggiormente. E quindi ti dico, io poi ripeto, le tempistiche con cui vengono sviluppati i tempi secondo me sono troppo lunghe per un pubblico che è oggi. Lo trovo abbastanza, non voglio dire che è vecchio, perché ci sono delle cose vecchie che funzionano ancora. Vedi Shakespeare, andrà bene anche tra 500 anni. Qua lo trovo veramente un po' non retro, ma vintage. Quindi, come dire, andando proprio sul discorso vecchio e negativo. È difficile da gestire. E quindi ho trovato veramente difficoltà a trovare dei punti. Rispetto comunque a questi affreschi sulla povertà e sul realismo della vita vera, che siamo abituati a vedere nella nostra cultura e nella nostra letteratura, l'ho trovato veramente un po' minore tutto lì. O forse, ripeto, non avendo, come dire, la capacità di apprendere anche le tempistiche cinematografiche del cinema giapponese orientale, l'ho trovato un po' pesante. Quello. E quindi ho trovato molta difficoltà. Lungo silenzio, magari guardando in un futuro. Io sto aspettando Bava. Però ripeto, io ho trovato difficoltà. Vado io, allora ti dico. Prego, prego, insisto, signore. Non dirò molto, ma cerco di essere chiaro, di non essere volgare. riguardo ad Ale, sono d'accordo con quello che hai detto sul cinema neorealista. Mi ha ricordato moltissimo quello e il post-neorealismo, perché secondo me l'inizio parte proprio come una citazione fortemente felliniana, che insomma è post, già alla fine, è molto già passato neorealismo, parlo un po' più rumeno forse, meglio. Però del neorealismo, per esempio, mi richiama molto un film come La Terra Trema di Luchino Visconti. Se devo fare un rapporto, quello che voglio dire su Dodeskaden riguarda dei pro e dei contro. I pro a favore, inizio coi pro così non sono troppo cattivo, è che il pro è il mimo.
l'inserto dei tutte gli inserti dei mimi, io le ho trovate del mimo, le ho trovate geniali, l'ho trovato tenero, simpatico e soprattutto travolgente. Ti invito a vedere questo film, davvero il pezzo forte del film, il mimo. Poi offre ottimi spunti comunque in generale, perché va a toccare molte storie e diversi personaggi, quindi Captatio benevolenza. E poi quello che secondo me è il tema da prendere in considerazione, o che io ho preso in considerazione per giustificare la distanza che ho avuto nel vedere questo film, che mi ha dato questo film, mi ha dato moltissima distanza. Non sono mai riuscito a penetrare, né mi ha mai rapito, né ho mai sentito il mio cuore, i miei sentimenti coinvolti in alcun che in questo film. Lo do come causa al discorso del teatro filmato. Al cinema abbiamo, in genere, abbiamo il teatro viene affrontato con l'adattamento teatrale portato al cinema, quindi è un adattamento cinematografico del teatro, oppure il teatro filmato. Va bene? Questo film a me ricorda molto di più un teatro filmato, senza esserlo però. Non so se mi sono spiegato. È come se avesse preso, non avesse molta energia, ha fatto questo film per la critica, perché aveva in qualche modo doveva riempire un buco, aveva la produzione, Kurosawa era già molto affermato e molto esportato dal Giappone. Erano 5 anni che non faceva film. Ok, ha costruito questo film per la critica, inserendo tutti gli aspetti che piacciono alla critica, quindi l'analisi delle persone, diciamo dei poveri, degli emarginati sociali, c'è una fortissima tematica sociale, ci sono delle citazioni, E ci sono, secondo me, un ensemble di attori che non sono andato a vedere, ma sono sicuro che facciano parte del teatro giapponese, o comunque sono quasi tutti. Ci sono diversi attori, secondo me, tecnici, comunque, fin troppo tecnici, perché non arriva, per cui non arriva mai l'emozione, rimane sempre sulla superficie. Anche le persone più abbiette, il barbone con il bambino, ma persino il bambino rischia di non essere emotivo, che è una cosa quasi del tutto impossibile. No, vabbè, lì un po' de pancia c'è. E però è soprattutto molto, molto monotono come ritmo, non varia mai. Sì, certo, passa da una storia all'altra, ma queste storie, come nota, stanno sempre sulla stessa nota. Importantissimo dire una cosa: il doppiaggio e l'audio è pessimo, terribile. C'è addirittura una doppiatrice che parla in romano, ha un forte accento romano, parla proprio come una ragazza deborgata. Che vederlo in faccia... Già... Oh, ma che testa di sto... Già vederlo a un'americana degli anni 50 fa un po' ridere. Vederlo a una giapponese non ha senso. E si collega a Cairo per quello. Più il sonoro ti ovatta. Il sonoro è ovattato, perdi tantissimo dell'ambiente, del suono di fondo. Ed è, oltre a quello, mamma mia, mi è sfuggito un attimo di mente. Lo vediamo, è proprio sulla tua fronte. Il doppiaggio è terribile. Come teatro filmato, per esempio, io preferisco, non so, per quanto esagerati, per quanto allegoricamente bulimici, i film di Carmelo Bene, che quanto sono quasi incoerenti, difficilissimi da seguire, preferisco un film di Carmelo Bene a un film di questo tipo. Un'altra tematica, oltre al teatro, trattata e che offre moltissimi spunti, è la povertà. Ma è povero proprio in tutto questo film. Nel senso che sono poveri, ma sono anche, come ti ho detto, poveri di emozioni e poveri di ritmo. E poveri di inquadrature, perché è abilissimo e geometrico, ma è molto statico. Usa tantissimo il piano a due. C'è spesso un campo a due o un totale che racchiude tutti i personaggi simultaneamente. Ma non muove mai, non alza mai, non allarga mai. Fa degli occhi... Se fai caso, scusa perché sennò magari poi ti aggiungiamo, no. Lui non fa carrelli, ma fa zoom ottici. Non, aspetta, non ha mai il carrello e se non sbaglio non usa mai il dolly quest'uomo. Non ha mai un braccio, non ha mai una gru. E lo muoverebbe un po' però. E lo muoverebbe un po'.
Cioè, una grammatica molto basilare, povero, è giustamente povera la grammatica in questo film. Comunque, no? Infatti, a me lo zoom ottico che ad esempio fa quando ci sono queste finte rotaie, perché non ci sono, che accompagnano il ragazzino sul finto tram, l'ho trovato un po' cacofonico nel contesto, cioè la scelta di gommare anziché fare un carrello o magari utilizzare qualcos'altro. Sì. Il carrello e Dolly sarebbero serviti anche se alcuni raccordi di passaggio quando le persone si incrociano e a quel punto rimane, sta seguendo questo, segue questo, segue questo, passa da qua e rimane poi su questo qui e te lo porta, è interessante anche se un po' già visto nei film corali. Fortissima una cosa che ho notato e che va a sottolineare il discorso della povertà e di come questi poveri siano rinchiusi qua dentro, in questa bidonville, e non ne vedi mai i confini e soprattutto non ne vedi mai l'esterno, che non dà respiro e che manca sempre la linea dell'orizzonte. Non c'è mai, non la mostra mai e non è mai libera, anche nelle esterne è molto ostacolata e questa cosa mi opprime tantissimo. In una situazione già così difficile, come se tu mi chiudessi in un magazzino, non mi facessi mangiare, mi venissi anche a prendere a botte e poi non la apri più la porta e io non prendo aria, non prendo sole, voglio della speranza, voglio qualcosa. E per di più le persone che mi stanno parlando sono falsissime, palesemente, tutte recitate. Capito? Cioè, i più poveri del mondo questi. E nessuno c'ha il sangue, nessuno c'ha la pancia. No. Ma perché questo è un film fatto per la critica, con molto acume, con una troupe molto preparata e con dei bravissimi attori. E questi l'hanno intortata e l'hanno venduta bene. Qui ci manca proprio qualcosa al Kurosawa. È uno dei film più deboli di Kurosawa. Non vado a rileggerti il Merighetti. Comunque un film poco riuscito di Kurosawa. Il ritmo è lento e ripetitivo. Descrive questo mondo di Reietti e i loro eccessi. I toni farseschi usati nel descrivere la miseria sconcertarono il pubblico. Il film fu un fallimento e per questo motivo il regista tentò il suicidio. Ok, però secondo me qua il regista invece ha colto il punto. Cioè, il fatto che tu mi dici mi ha creato questa situazione emotiva vuol dire che il regista è arrivato. Cioè, lui quello voleva. Ok, allora vuoi farmi male? Vuoi soffocarmi? Scusate. E l'ha fatto pienamente. Va bene. Infatti io dico grande a Kurosawa comunque. Mi ha dato un estremo fastidio questo film. Scusate un attimo, probabilmente io sono l'ultima persona che deve parlare, perché di solito cerco sempre di vedere il motivo per cui tu hai fatto un certo prodotto per un certo pubblico. L'avesse fatto, come dire, in un periodo moderno dove volevi dimostrare, come dire, attraverso un documentario, una botta allo stomaco, lo comprendo, ma vendere biglietti ad un pubblico che vuole emozionarsi e non farlo emozionare, lo trovo veramente un po' strano. Anch'io. È rivoluzionario. Era incazzato nero sto qua, ha voluto tirare un pugno in pancia a tutti, boom. E però il suo primo film a colori, quindi non ci credo io che un regista come Kurosawa non voglia prima sperimentarselo il colore. Non era più al livello in cui poteva dire, vabbè, provo qualcosa. No, doveva fare un film. E quindi ha fatto questa una forma di esperimento, non riuscito del tutto, incompleto. Io ti dico solo una cosa, nella letteratura molte volte capita che ci sono degli autori, questo ne parlavo appunto con, non so se avete presente chi è Giordano, quello della solitudine dei numeri. Immigrati di merda! No, Mario Giordano. No, lui mi ha stupito dicendo che molte volte alcuni libri di alcuni autori sono fatti di merda perché la casa di produzione, o la casa editrice in questo caso, gli paga tre prodotti. Riesce a fare bene i primi due, l'ultimo deve chiudere il contratto, quindi butta la prima cacchiata che ti trova. E quindi molte volte, va bene che hai detto che ci sono 5 anni di lavoro dietro, però molte volte secondo me ci può anche stare che fai la cosa più lanciata così velocemente, o anche perché hai dei bisogni di soldi, non lo so, non me lo so spiegare, guarda, veramente, non lo so. Non posso ci sono 5 anni tradurre di lavoro tutto dietro. Con mi sono rotto i coglioni dall'inizio alla fine.
È stata una roba devastante dai titoli di testa. I titoli di testa era così, la musichettina, i titoli di testa. Poi, Dio mio, mi fai vedere questo poveraccio ritardato che sembrava quello di Naked Bar. Era lui, ma in versione asiatica. Mi fa Donescaden. L'unica cosa che ho detto è stata Donescaden, capito. Poi, poi mi sono rotto. È stata una cosa veramente... È stata una notte insonne a cagarsi addosso. È stata una cosa è stato infinito. Non finiva più. Dai. Io ho dovuto fermarmi più volte. Perché proprio basta. È stata la punizione per Cairo. Anche io l'ho fermato varie volte. Ma avevo dovuto guardarmi dei Fast and Furious in mezzo. Dovevo compensare l'autorialità. Toretto, aiuto! Allucinante. Io un quarto di miglio alla volta, porco. Dove scadendo. Mi guarderò uno di questi due, guarda Paolo, non so che dirti. Uso la mia recensione. Vabbè, ci sta, nel senso. Sono troppo stupido per questo film. Ci sta, l'esperienza l'abbiamo fatta. Ma io mi sento di salvarlo invece questo film, perché è talmente interiore al regista e l'aspetto psicologico che probabilmente Kurosawa stava vivendo ha trasferito. Sì, è stata una catarsi del regista, ecco. Sì, personale. Un po' troppo personale per un maestro così, comunque. Però è stata una discesa agli inferi, se uno sta a guardare bene. Perché non c'è discesa, cazzo, è una passeggiata piatta agli inferi. No, è una passeggiata piatta in questo caso, ma la discesa è avvenuta nei film precedenti, a partire da Bassi Fondi, che va un po' a richiamare la stessa tematica, per poi andare in Angelo Ubriaco, dove c'è anche lì sempre il tema della periferia e dei disagiati. Barbarossa, che la tematica è la stessa, e tra l'altro è lo stesso anche l'autore della... Cioè, Paolo, capisci che sei un po' come Marina Massironi e noi Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre Marina legge le poesie, sì. Cioè, rotto i coglioni! Marina, basta! No, ok, mi sento molto come il... Adesso non mi sovviene il nome, ma il tizio Infantozzi che propone la corazziata Potemkin e viene poi... Ma lui è a potere, Infantozzi, è tipo il direttore, una cosa generale cattivissimo, che gli costringe la serata a cinema. No. Cioè, mette questo... C'è il direttore che ha questo suo raccomandato che obbliga... A potere però, cioè nel senso perché... Gli viene dato il potere a questo qua di puffare durante la partita d'Italia. Vi prometto che non vi proporrò di nuovo film di questo tipo, ok? Cose grezze, luride. Sì. Stavo guardando cos'altro avevo detto, guarda, poi ho il consiglio mio per il pubblico. Vabbè, intanto quello che è già stato detto in mille salse, cioè che è troppo simmetrico anche rispetto a quei piani a due continui, statici, fermissimi, gioca tanto in maniera molto palese, molto didascalica, molto facile sui piani a due con il separé, l'uomo e la donna seduti uno di qui, uno di là. Un tantino troppo, caro Kurosawa, ok? È molto Jap. Però, oddio, stai sperimentando, si vede che è un esperimento che vuoi fare, osa un po' di più, mettici un po' più di coraggio, secondo me. Voglio dire al pubblico che non c'è più, il pubblico che ci segue, che nel senso questo film prendetelo come un limone violento, lo proprio come un limone, soprattutto se per caso viveste in condizioni un po', diciamo, chiusi in casa, da non poter uscire, no? Visto il periodo, questa situazione qua, e sei pure povero, guardi questo film e fai come quando prendi un limone che hai la nausea, o vai su o vai giù, boom, non c'è via, in questo te ne do atto, Paolo, e cioè o ti stende o ti manda in visibilio, a me ha steso. Io tra l'altro, ecco, citerò solo una scena che poi mi è venuta riguardandolo adesso per il programma, la scena della ragazzina, la nipote abusata dallo zio,
distesa in queste rose finte. Piccolo poi richiamo, se vogliamo. A Beautiful Mind. No, donna distesa in mezzo alle rose. Cos'è, American Beauty? Esatto. American Beauty, scusa. Ok. No, stavo pensando ad American Beauty, ho detto Beautiful Mind. Quello era l'immagine, sì, un bel film. Quella mi ricordava, quella di American Beauty mi ricordava più quelle immagini alla Marilyn Monroe in posa, ce le ha fatte di robe del genere, la Monroe. Una versione povera, acida e denaturata della bambola pin-up, proprio la versione. Ecco, proprio... bravo. Un altro termine è un film acido. È acido, è acidi, è un limone. È un limone. Acido lisergico. I colori sono acidi. Mordi un limone, sì. Cazzo, ma ti viene la nausea con sto film. È forte. È anche un pompelmo, proprio un limone. Cioè. Sì, è un limone. Ti ha tolto la parola. Questo è il fantasma di Cairo, di Kurosawa, che è entrato nel computer e ti ha tolto l'audio. Sei stato pulito. Sia per la scelta, per il collegamento. E non ti sentiamo e va bene così, Andre. Tu ci senti, Andre? E non può fare nulla. Cazzo, allora è un problema di microfono. Se ti... Apposta. Sei come il mimo di Dodescaden, guarda, prova a farlo. Andre, prova a spegnerti un po' le luci, spegniti un po' le luci e muoviti a scatti. Così sei come i fantasmi di Cairo. Beh, ci siamo persi, Andre, chiudiamo noi la puntata. Chiudiamo la puntata con i saluti, direi. Guarda, Andre, puoi fare così con la manina. Salutiamo, allora, io saluto anche, faccio un buffetto. Vogliamo... fai i grattini, ecco. Vogliamo decidere chi già qua, così a brucio, chi inizierà la prossima? Vai. Non si dice la film, ma solo chi inizia. In teoria dovresti iniziare tu, Paolo, perché avevi iniziato tu proprio. Perché funziona chi ha dato il film più bello inizia? Non ho capito, scusa, chi? Dicevo, chi ha dato il film più bello inizia, quindi tocca a te, Paolo. Ok, grazie, ti voglio bene. No, possiamo fare così o possiamo fare tipo a cartucciero, ovvero che il secondo diventa il primo diventa ultimo. Quindi dovrei partire io? Vai, Paolo, vai. Vai, io mi fido, Paolo. Cioè, i Guerrieri della Palude Spile Silenziosa per me è un inizio grandioso per questo tipo di cose. Andrea condivide la cosa, sì. Io ho adorato Walter Hill. Cazzo se mi è piaciuto. Ti prego, Paolo, esagera pure, sì, cattivo, ma non così tanto. Mi hai veramente, sai come facevano nei western quando metti la testa nel secchio per farlo annegare, come i gangster. Hai fatto quello, mi hai annegato. Ci penserò, però. Cazzo. Ci penserò molto bene, vi proporrò, non so ancora se è un film che magari ha fatto parte proprio della mia vita pieno oppure un film interessante da analizzare. Continuiamo così? Va bene. Sì, mi sentite? Ok. Sì, ti sentiamo. Sì! Comunque, bene, sono tornato. Volevo dire, vi ucciderà tutti, non voglio che Paolo inizi, c'è una merda, va bene. A parte gli scherzi, va bene. Secondo, quindi, non ho capito. Così non sei costretto a fare i collegamenti che ti scocciano. No, ma io a collegamenti non ho problemi. No. Ho parlato con Andrea. Parlava con me. Ma lui lo trova, cioè... Va bene, entrambi i cameraman andavano ad Andorra al mare, sai, li trova di argomenti lui. Quindi chi inizia? Paolo. Inizia Paolo. Va bene. Secondo io, terzo chi è poi tu, credo. Vabbè, terzo per forza... Vediamo. Ale, a parte che non ti dico più niente, perché io mi sono fatto problemi per te, poi tu proprio, Bale, via... Gol di mano di Maradona ai mondiali dell'86 hai fatto tu. A mano de Dios. Però hai vinto con l'Inghilterra, cioè hai fatto un fighissimo film. Non mi guardare male, io ho le manie di... Io ho paura di starti sulle balle, Andre. Cioè. Ma no, ma mi piaci. Non mi stai sulle palle, a me sta sui coglioni qualcun altro. Lo lasciamo stare. Paolo.
Madonna, incazzare come io... fa incazza. No, a parte gli scherzi, nessuno qua in questa chat mi sta sulle palle. Io saluto, intanto così chiudiamo. Ciao. Cioè, per Ale che fa sta cosa va bene, io faccio ah, mi prego, no, più che altro, ciao a tutti e non perdete la prossima puntata. Se vuole dell'orzo bimbo.